Io direi che possiamo cominciare, puntualissimi. A Sì, te la parola, Guido, grazie. purtroppo questa bella iniziativa viene un po', come dire, rattristata da quello che è appena successo a Kazan. Ci sono notizie di una sparatoria in una scuola, due pazzi sono entrati in una scuola, ci sono numerose vittime, una strage un po' di queste all'americana. Propongo magari un minuto di silenzio perché ci sono bambini morti. Noi abbiamo anche colleghi qui di Kazan, se non erro, quindi proporrei un attimo magari di raccoglimento. Certo. Assolutamente sì. Bene. E niente, io allora faccio la mia parte. Tra l'altro, oggi sono stato anche abbastanza fortunato perché ho il piacere di presentare anche persone che conosco bene, che stimo e la cui produzione non mi è del tutto ignota. Comincio con Giorgia Rimondi, che è ricercatrice in lingua e letteratura russa e traduzione russa presso di voi, presso l'Università per Stranieri di Siena, quindi gioca abbastanza in casa, membro della commissione LOSEF, del Consiglio della Historia Mirovoi Kulturi della Rassiyskaya Akademia Nauk, e si è sempre occupata dell'opera di Losiev, e ha su attivo un'importante monografia uscita in Russia, se non sbaglio, un paio di anni fa, e proprio sulle basi filosofiche e di Weltanschauung della prosa artistica di Losiev. E proprio di un aspetto di questa produzione artistica, insomma, di fiction di Losiev, forse meno nota rispetto al suo lascito filosofico, ci parlerà oggi parlandoci dello strato cecoviano nei racconti, per l'appunto, di Losiev. Io, Giorgia, ti passo volentieri la parola e prego. Grazie mille Guido per questa bella introduzione. Io condivido lo schermo di che mi se vedete, la mia presentazione. Vediamo. Sì. Ok. Sì. Il tema Cechov e Losev non è un tema nuovo. Negli ultimi anni ha attirato l'attenzione di alcuni vari ricercatori dell'opera di Losev, e nella maggior parte dei lavori dedicati a questo tema vengono analizzate o somiglianze a livello tipologico o in generale le varie linee di influenza, o soprattutto in alcuni articoli di Elena Arcadia e Renata Fagodi, l'atteggiamento generale del filosofo e aggiungo io, come ricordava Guido, dello scrittore russo verso l'opera cecoviana. Ecco, nel mio intervento vorrei approfondire l'analisi di alcuni elementi cecoviani, così come vengono ripresi da Losev, filosofo, filologo, scrittore russo, e della funzione di questi elementi cecoviani, quindi questo substrato, diciamo così, cecoviano, con il quale intendo non solo citazioni e rimandi, ma anche determinati mitologemi, secondo la definizione di Losev, quindi determinate idee universali anche della filosofia e della letteratura russe, che nell'opera di Losev emergono con una particolare forza e metaforicità. Dirò subito che Losev non si occupa sistematicamente di Cechov, non scrive saggi, non scrive articoli specificatamente dedicati a lui, come invece accade per altri filosofi russi a lui contemporanei, come ad esempio Bulgakov,
ma nel corso della sua lunghissima attività, che va dagli anni 10 ai primi anni 80 del secolo scorso, Losek dimostra un interesse costante per la figura di Cechov. E si rivolge a Cechov, ad esempio, nei lavori teorici sulla teoria dello stile, analizzando l'immagine del giardino dei ciliegi, o ancora nei lavori sulla teoria del simbolo, quando analizza realismo e impressionismo, o ancora quando tenta di definire la specificità della visione del mondo artistica, quindi quando parla di drammaticità e di lirismo. Ma anche quando si rivolge alla prosa, in realtà per un periodo di tempo relativamente limitato, perché parliamo degli anni 30 e inizi degli anni 40, tra le tradizioni letterarie che si intersecano e che sono chiaramente avvertibili nelle pagine della sua produzione, troviamo anche qui ancora certo. Esempi sono figura, l'immagine del Malin Kuchilavje, del piccolo uomo, o il tema della fine di un'epoca, o il motivo dell'incontro alla stazione, come nel racconto teatrale, o ancora i nomi cecoviani dei personaggi di Losek. In occasione dei 90 anni di Losek, nel 1983, alla riunione del Consiglio Scientifico di Storia della Cultura Mondiale dell'Accademia delle Scienze, Losek tiene un discorso in cui ripercorre un po' i temi principali della sua riflessione, quindi il simbolo, l'estetica antica, il concetto di mito, e fa riferimento a Cechov. Cosa che potrebbe apparire un po' strana, perché appunto antichità, simbolo, mito, e all'improvviso Cechov. Ma in realtà questo riferimento si inserisce perfettamente nel campo di interesse di Losek, che ha sempre considerato il simbolo, come ripeteva spesso, non un fenomeno astratto, come invece lui riteneva accadesse nel contesto della teoria della letteratura sovietica, ma come un problema dell'arte realistica. E appunto Cechov era per Losek al tempo stesso realista e simbolista. Il simbolismo delle opere cecoviane viene avvertito da Losek già nei primi anni della gioventù, quando Losek frequenta i teatri di Mosca, anche della provincia, dove teneva dei corsi universitari negli anni 30, e si interessa soprattutto alla visione del mondo cecoviana, alla cultura cecoviana, alla cecoslovacca cultura. Con questa attenzione questa percezione, visione del mondo artistica nelle opere di Cechov. Nell'intervento che citavo, in occasione dei 90 anni di Losek, vengono ricordate le parole di Socrate nel Simposio Platonico sul fatto che il vero poeta è colui che riesce a scrivere una tragedia e una commedia al tempo stesso. Ecco, Losek non considerò mai i lavori di Cechov commedie, ma piuttosto, come sostenevo, una commistione di tragico e comico, simile alle Anime Morti di Gogol o alla Divina Commedia di Dante. Questo interesse di Losek per i drammi cechoviani, dicevo, è dovuto non solo a un apprezzamento personale delle opere dello scrittore russo, ma anche e soprattutto al tentativo di definire il concetto di visione, o esattamente sensazione, percezione del mondo artistica. E in particolare nei drammi di Cechov, Losek ritrova un esempio di ben riuscita realizzazione in un'opera drammaturgica dell'autentica visione lirica, o quello che lui definisce drammaticista, lirismo drammatico. Negli anni 70 Losek si occupa del concetto di stile, di stilistica letteraria, e l'attenzione a questi problemi rende attuale anche il problema del ruolo di Cechov nella transizione storica degli stili letterari. Il problema della stilistica cechoviana, dei modelli anche che sono alla base delle opere cechoviane, e in particolare l'osservazione di come in queste opere venga raffigurata
la natura porta l'OSEF a interrogarsi anche sul ruolo di Chekhov nella storia dell'arte e in generale della letteratura realistica. Qui un esempio, appunto, per mostrare come nelle opere realistiche si faccia strada la nuova estetica modernista. Che cosa sia questo nuovo realismo, l'OSEF in estetica Perodi, in estetica della natura, un'opera del 73, si sofferma su questa immagine del temporale nella steppa e appunto dice il fulmine è paragonato all'accensione di un fiammifero nel cielo, il tuono, qualcuno che cammina scalzo su una lamiera, un tetto di ferro e un accostamento così insolito di un temporale con fenomeni così ordinari della vita umana rende questa configurazione del temporale in Chekhov impressionistica e anche queste immagini delle nuvole come stracci non interferiscono con il realismo di Chekhov, ma lo rendono solo più espressivo, più artistico e più interessante. Ecco, dicevo, negli anni 70-80 l'OSEF si rivolge più volte in generale alla letteratura russa e in particolare a Chekhov, che compare sempre più frequentemente nei suoi lavori, e a questo periodo risale anche un'altra opera fondamentale di l'OSEF, Problema, simboli realistici e discorso, il problema del simbolo e l'arte realistica del 76, che è dedicato proprio all'analisi del simbolo. Simbolo allegoria, simbolo metafora, immagine artistica e così via. E riporta qui una serie di esempi letterari, tra cui anche opere cecoviane, ad esempio simbolo di Mosca nelle Tre Sorelle, o il Giardino dei Ciliegi, o simbolo della barca nel duello. Non mi soffermo troppo su questa parte che voleva essere un po' introduttiva perché vorrei invece arrivare a parlare dell'influenza cecoviana nei lavori letterari. Ecco, anche nella prosa cecoviana sono diversi riferimenti a Cecov. Tra gli anni 30 e 40 l'OSEF scrive un romanzo, questo Ženщина мыслитель, la donna pensatrice, e alcuni racconti che risalgono al periodo in cui si trova nel Gulag e continua a scrivere anche dopo la liberazione, quando trascorre un periodo a Medvedevsk. Qui sono elencati tutti gli altri racconti abbastanza ravvicinati, non sono tutti perché la prosa non c'è giunta interamente, e spesso comunque presenta varie lacune a causa del fatto che l'archivio personale di Losiev è stato distrutto nel bombardamento di Mosca nel 41. I racconti vengono pubblicati da abbastanza tardi, le prime raccolte risalgono all'inizio degli anni 90 fino al 2002, quando viene pubblicata questa raccolta un po' più completa in due volumi. Ecco, introducendo brevemente la prosa di Losiev, vorrei anche dire che il motivo per cui si rivolge alla letteratura, come anche il posto da attribuire alla letteratura nella produzione di Losek, è un tema abbastanza dibattuto. Forse basta dire che inserendosi perfettamente nella tradizione russa, questo tipo di conoscenza estetica, quindi la letteratura, per Losek rappresenta una modalità di comprensione del reale che non è meno significativa della conoscenza razionale. E quindi forse anche questa convinzione non è estranea alla scelta di rivolgersi alla letteratura come veicolo più immediato delle proprie idee. Questo vedete qui, filosofia prosa, perché viene dipinta spesso questa prosa, una prosa filosofica. Ecco, qui riporto un paio di esempi dove compare ancora Cecco che esemplificano un po' questo pensiero, cioè il fatto che la letteratura sia poi, la letteratura russa sia filosofica essenzialmente. Mi scrive, continua a credere che coloro che non riescono a capire la dialettica dovrebbero leggere non Hegel, ma le opere di Chekhov, L'orso e la proposta di matrimonio.
nella seconda citazione, molti hanno incominciato a capire che la vera filosofia russa dovrebbe essere ricercata soprattutto qui, nella letteratura russa, Pushkin, Lermontov, Gogol, Saltykov, Turgenev, Gonciarov, Tolstoj, Dostoevskij, Uspenskij, Taramenko, Cechov. Tutto questo è la nostra vera filosofia, filosofia in colori, immagini della parola viva e vitale. Ecco, come dicevo all'inizio del mio intervento, nella prosa letteraria losseviana si intersecano varie tradizioni letterarie, tra cui quella cechoviana. I riferimenti a Cechov sono vari, sia a livello tematico che a livello di scelta dei nomi dei personaggi. Un esempio sono i cognomi cechoviani dei personaggi, ad esempio Nikolaj Vершinin, che è l'alter ego dello stesso Lose, l'autore e anche protagonista di vari racconti, che richiama il tenente colonnello Aleksandr Ignatievich Vershinin delle Tre Sorelle. O ancora Tevyegin nel romanzo Ženština mu isteče, che ricorda Ilja Tevyegin, il proprietario terriero impoverito di Zio Vania, o ancora lo studente Chalikov che compare come interlocutore dello stesso Lose in Gerzania e Dukan, per riferimento al personaggio del racconto dal diario di un aiuto contabile. O in altri casi ancora i riferimenti sono ancora più espliciti, ad esempio viene ricordata la famosa frase dell'uomo dell'astuccio, Bielikov, purché non succeda qualcosa, ecco, che viene ripresa e che poi nei racconti loseviani trova espressione in una visione del mondo contemporaneo come caduta, come totale alienazione da se stessi. Questo perché Lose rintraccia nella visione cechoviana elementi propri anche del mito tragico, o comunque vi rintraccia una sorta di teleologia del mito, quindi dalla caduta al ritorno. Come sottolineato io, Sergej Viktorovich Sizranov, la fenomenologia cechoviana dell'esistenza nell'astuccio si nutre per molti aspetti di intuizioni che risalgono alla concezione cristiana del radicale pervertimento ontologico della natura umana. Nel linguaggio della teologia, questa comprensione è espressa dalle formule schiavitù della corruttibilità, della caducità o vita nella morte. Questa intuizione della vita nell'astuccio come vita nella morte determina lo svolgimento del mito tragico dell'opera di Cechov nel suo aspetto di una crisi profonda. E questo aspetto di crisi profonda conserva il suo significato anche nell'universo letterario loseviano e si realizza sopra nei suoi racconti tramite i motivi della vita perduta o della condizione di caduta. Tra l'altro, a questo proposito, Jelena Tafgodi, studiosa di Losev, anche erede, parente, sottolinea che dopo Dostoevskij l'idea in Cechov di una mancata o incompleta realizzazione dell'esistenza umana non solo trova una nuova espressione, ma viene addirittura tradotta nella categoria dell'incubo, l'incubo del quotidiano, e sostiene anche che tutto il simbolismo russo, questa macro categoria in cui fa rientrare anche Loce, può essere letto come una sorta di reazione alla quella che le definisce la realtà di Cechov, questa mancata realizzazione. Non è un caso che nella prosa losiviana venga ripreso il tema del piccolo uomo, del Manin Tsichilavskij, e anche dell'uomo superfluo, un grande tema della letteratura russa, da Pushkin a Gogol, da Dostoevskij a Cechov. E in effetti, come faceva notare un grande filosofo russo, Sergei Bulgakov, questo problema del Manin Tsichilavskij è un problema umano, universale, e quindi anche un problema filosofico, e Hai il problema che fornisce il contenuto principale dell'opera all'opera di Cechov, e che poi è il problema della debolezza morale, dell'impotenza del bene nell'anima dell'uomo comune. Nelle pagine loseviane
ritroviamo molti di questi piccoli uomini, ad esempio Petya in Teatral o il doppio in Pishka, ancora Vanka in un altro racconto. Un altro tema legato a questo, l'Osef, è il tema della fine di un'epoca, la transizione verso una nuova epoca, e passo finalmente a un esempio, al racconto Trio Tchaikovskava, il trio di Tchaikovsky, dove troviamo questa descrizione della tenuta di Conny Wysokolski, che ricorda molto da vicino il giardino dei ciliegi cecoviano. Col giardino dei ciliegi in cieco, questa immagine complessa, simbolica, che simboleggia anche la bellezza della vita delle persone che hanno curato questo giardino, e, ma anche la vita che muore con la morte del giardino. E anche qui il racconto inizia con una lunga descrizione di questa tenuta, che comprende anche il giardino di Wysokolski e dei suoi abitanti, riprendendo anche un punto importante che era stato messo a tema da Cechov, che era l'ottimizzazione, lo sfruttamento economico della proprietà terriera, che però non rientra negli interessi dei coniugi Wysokolski. Qui, ad esempio, dice: i vicini amici avevano cercato più di una volta di convincere Wysokolski che questa proprietà, sebbene piccola, avrebbe potuto produrre una buona rendita se fossero stati cacciati da lì vecchi abitanti, se fosse stato installato un buon amministratore e se fossero state introdotte nuove modalità più razionali di coltivazione. Wysokolski avevano discusso tra loro di questo problema, ma ogni volta tutto restava come prima, perché non volevano rompere con le vecchie abitudini. E segue poi un'altrettanto lunga descrizione della tenuta e del giardino, dove questo giardino sembra essere un luogo paradisiaco, fuori dal tempo, dove tutto è silenzioso e il tempo, ecco, sembra essersi fermato. Questa descrizione dell'ambiente esterno, molto lunga, ripeto, nel racconto losiviano riveste un po' lo stesso ruolo che aveva il giardino in cieco, quindi quello di rappresentare un luogo bibliaco che ha inoltre una precisa funzione narrativa di contrapposizione tra momento iniziale e quello finale, perché nel racconto di Losef poi assistiamo all'irruzione nella vita dei personaggi della realtà. Nel caso del racconto di Tchaikovsky si tratta dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. E quindi alla fine del racconto c'è questo giardino in fiamme che simboleggia il rimpianto per la fine del mondo precedente, per un tempo ormai passato. Quindi nel racconto losediano viene ripreso un tema di Chekhov, ma qui assume questo tema una maggiore tragicità, ecco. Se nel giardino dei ciliegi, il nuovo tempo che era alle porte, era simboleggiato poi dal mercante, la Pati, che proponeva di lottizzare il giardino, portarlo ai villeggianti d'estate, nel racconto di Losef, Trio Tchaikovskava, questa tenuta tranquilla dei coniugi Wysokolski, dove si sono riuniti alcuni ospiti appassionati di musica, il cambiamento irrompe dall'esterno all'improvviso, in modo inatteso, la Prima Guerra Mondiale, e quindi porta appunto un po' di scompiglio in questa confortevole isola musicale, così viene descritta, eccola, la tenuta. Tant'è che appunto la guerra è scoppiata 2 giorni prima, ma ancora prima, almeno da 1 settimana, i giornali erano stracolmi di notizie su trattative, ultimatum e così via, ma gli ospiti non ne sapevano nulla e non immaginavano neppure che stesse iniziando questa guerra. Quindi i personaggi si scontrano con la tragedia e il protagonista, Nikolaj Vershinin, finisce in ospedale, dove scopre che la tenuta dei Wysokolski è bruciata e che tutti gli ospiti, tranne lui, sono stati uccisi in un bombardamento. Qui Losef approfondisce il tema principale del racconto,
secondo tema è quello del ruolo dell'arte nel mondo contemporaneo, è quello, il tema principale è quello della crisi della cultura, e l'immagine del giardino distrutto gli serve proprio come espediente per parlare di questo. Dopo la distruzione del giardino, Vercini si trova in ospedale e parla con altri personaggi presenti in ospedale, tentando di comprendere anche le cause spirituali che hanno portato questa guerra alla decadenza moderna, e qui il racconto si fa proprio, diciamo, filosofico. Vado un po' rapidamente perché vedo che il mio tempo poi sta per scadere. Un tema, quello della crisi della cultura, e anche di bene male o del destino, che sono alla base di altri racconti, come ad esempio il racconto Yirm, Vita, dove il protagonista Alyosha cerca un senso ultimo della vita, tenta di ricondurre il caos dell'esistenza Tipo minuti. a una struttura chiara, ordinata, ma non vi riesce. E la prosa losigiana fa vedere che non c'è spazio in questo mondo per i nuovi uomini, per gli uomini superflui. Il protagonista dei racconti losigiani, tra le Vercini, o muore in solitudine in un racconto o in un altro, finisce in un gulag, o ancora sogna di morire in prigione. E questo tema, dicevo, dell'incubo, dell'angoscia della vita quotidiana è particolarmente in sintonia con la prosa di Lose. Passo un altro racconto, il racconto forse più cinquoviano di Lose, che è teatrale, appassionato di teatro, un racconto del 32. Anche qui due vecchi amici, Vanni e Pietro, compagni di ginnasio, entrambi appassionati di teatro, da qui il titolo, si ritrovano dopo molti anni alla stazione, vedete l'incipit, e poi tutto il racconto si sviluppa in un lungo monologo confessione di Pietro in risposta alla domanda dell'amico sul perché avesse abbandonato il teatro. In questo monologo viene descritta tutta la vita insoddisfacente che sta conducendo in questa quotidianità tetra, e infine, ecco, descrive anche la sua decisione di dar fuoco al teatro della città con il pubblico presente in sala, quindi un rogo così dell'intelligenza, e è anche un rifiuto simbolico dell'arte che viene ripreso anche nel sogno di Pietà. Ecco, andando molto rapidamente, dirò solo che in questo sogno torna anche un altro tema molto alla lontana, cecoviano, che è quello, il tema del rango che troviamo nel grasso e il magro. Qui invece viene interpretato nei termini di una nuova gerarchia, con chiare allusioni anche alla nuova realtà sovietica. Quindi non c'è spazio per una comicità, ecco, dove c'era questa comicità in cieco, qui in Lose è tutto molto più tragico. Il sogno di questo personaggio, rappresenta una sorta di nuovo ordine del mondo, ma anche una sorta di parodia satanica della gerarchia divina, che ora viene governata appunto da una scimmia. Ultimo punto, e sarò rapidissima, ecco, potremmo affermare che Joseph era attratto soprattutto dalla capacità di Chekhov di afferrare, di descrivere l'angoscia della vita, ma difficilmente poteva esserne soddisfatto. Molto probabilmente gli sembrava che Joseph offrisse un'immagine troppo diretta della vita, quindi la vita come tale, per Joseph, che era un uomo profondamente religioso, questo ovviamente non poteva essere abbastanza, ma aveva bisogno di questa via d'uscita che Chekhov non conosceva. Dice Lose, Chekhov al massimo poteva prefigurarsi la speranza nel fatto che sarebbe arrivato il tempo del cielo che brilla di diamanti, secondo le parole del monologo conclusivo di Sogni in Giovanni. Ecco, per Lose questa speranza non poteva essere sufficiente, ecco perché la sua prosa non può essere ricondotta esclusivamente al tema cecoviano, ma piuttosto rappresenta una rielaborazione, uno sviluppo. Concludo con questa citazione di Lose.
Dice, alcuni trovano la forza insieme al nostro cerchio di credere all'apparizione di un cielo che brilla di diamanti e alla soluzione del mistero di questa epoca oscura della Sfinge, vale a dire della vita umana, ma sono di gran lunga più coloro che, come Vladimir Salaviò, abbandonano la loro fede iniziale nella venuta del regno di Dio sulla terra e che, vedendo il crollo dei loro ideali sull'oceano del mare umano, non provano nemmeno a fare di più di quello per cui è fissato un limite che non può essere superato. Ecco, concludendo, citazioni e rimandi cecoviani nelle opere letterarie di Loseff sono una delle modalità di esprimere dei rapporti intertestuali che svolgono una funzione precisa. Dietro questi rimandi si schiude o una profonda riflessione di Loseff sulla struttura concettuale, tematica e più in generale sulla filosofia artistica cecoviana. Queste reminiscenze cecoviane possono creare parallelismi a livello di trama come in teatrale, o a volte possono creare un particolare sfondo metaforico espressivo come nel racconto di Tsaikovskava, o ancora possono creare un gioco anche ironico con le citazioni cecoviane come nel caso dei nomi. Ecco, io concludo qui, mi scuso se ho abusato un po' del tempo che mi era stato No, concesso. no, assolutamente. In realtà sei stata proprio perfetta nel tempo. Ok. Quindi abbiamo cominciato anche con un paio di minuti di ritardo. Molto, grazie, è stato un intervento molto interessante. Io, tra l'altro, ricordo che una delle cose forse più difficili leggendo le opere filosofiche di Losieff è il suo continuo riferirsi a testi letterari, a volte non citati, però da Gogol, da Dostoevskij, anche in Dialettica del Mito, molto interessante, davvero. Io, tra l'altro, non conoscevo assolutamente questa produzione di fiction di Loseff, ma comunque poi ne parleremo nella discussione che seguirà queste vostre prolusioni. E a questo Guido, punto io scusami se ti passerei interrompo un la. attimo, mi senti? Scusami se ti interrompo. Non ti sentiamo Sento, sempre dimmi. benissimo. Non Non ci posso fare ci nulla, mi possiamo fare nulla, dispiace. no? Ok. Va bene. Dispiace. Hai un paio di auricolari? No. Ho gli Questa volta. auricolari, certo. Proviamo, a No, ce li ho gli volte auricolari. No, stiamo andando per esclusione, ce li ho quindi. me, li sto indossando adesso. Ah, li stai Non... indossando. Allora magari prova a toglierli. Temo che È sia la un connessione. problema di linea. Va benissimo, va bene così. Temo che sia un problema di connessione. Purtroppo qui c'è una tempesta in corso, quindi immagino, credo, temo che dipenda anche un po' da Ho quello. capito, va benissimo, Comunque, proseguiamo così. niente, io... Tanto per fortuna non devo parlare troppo io, sono gli altri che devono Vai. parlare sicuramente più di me. Io volevo adesso introdurre la collega Aleksandra Simeonova, che insegna alla cattedra di giornalismo presso l'Università Statale di Veliki Novgorod, tra l'altro università intitolata a Yaroslav Mudry, quindi insomma, scusate se è poco. E la collega ci parlerà della ricezione delle idee di Schopenhauer nell'opera di Chekhov e di Gorky negli anni 90, nelle loro opere degli anni 90 dell'Ottocento. E le passo volentieri la parola. Добрый день, дорогие коллеги. Хочу выразить большую признательность Джулии Маркуччи и всем коллегам, организовавшим конференцию «Вслед за Чеховым», за возможность участия в этом замечательном мероприятии, которое объединило ученых из разных стран. Я смогу включить демонстрацию экрана? Так, пока нет. Попробуйте, потому что Ну вы вот, разрешили. да, но у меня вот написано, что организатор отключил. И я А. пока не... Ну, я могу начать рассказывать, может быть, Хорошо. по ходу... Пожалуйста. Вредительство.
Да, небольшое. Итак, Чехов и Горький, писатели-современники. И это чрезвычайно обширная тема. Мы все понимаем, да, что говорить здесь можно о многом. От личных взаимоотношений, эпистолярного наследия, к драматургии, прозе, принципам художественного творчества. Поэтому из этой такой обширной, можно сказать, необъятной темы я обратилась к локальной проблеме рецепции идей Шопенгауэра в творчестве двух писателей. В основном исследование опирается на работы Сергея Бочарова «Чехов и философия» и Михаила Огурского «Великий еретик. Горький как религиозный мыслитель». Замечательно. У меня есть возможность показать презентацию. Потому что есть обширные цитаты, которые, может быть, проще будет воспринимать уже с экрана. Так, листаем, да. Итак, о Чехове и Горьком как близких фигурах писал еще Дмитрий Мережковский в 1906 году. В статье, которая так и называлась «Чехов и Горький», затем она вошла в знаменитую брошюру «Грядущий хам». Мережковский пишет: «Чехов и Горький русской интеллигенции как раз по плечу. Они ее вожди, учителя, властители дум современного поколения русской интеллигенции. Они популярны у самого многочисленного и деятельного поколения, которому в настоящее время предстоит делать историю. Они учат верить в торжество прогресса, науки, человеческого разума». И Дмитрий Мережковский с позиции нового религиозного сознания считает, что они разрушают все идеалы русской интеллигенции. Критическая точка зрения Мережковского объясняется тем, что, как он пишет в своей статье, безверие и Чехова, и Горького стало разрушительной стороной в их творчестве, потому что оба хотели показать, что человек без Бога есть Бог. Оба они в один голос пропели отходную той интеллигентной середины или посредственности, которую увидела в них своих пророков и учителей. Вот об этой срединности и будет как бы так красная линия моего сообщения. По убеждению критика, проблема веры – ключевая для русской интеллигенции начала 20 века. И поэтому в заключении статьи он приходит к парадоксальному выводу. Писатели благословляют то, что хотели проклясть, и проклинают то, что хотели благословить. Сразу скажу, мнение Мережковского весьма субъективно. Но оно показывает важный процесс в русской мысли рубежа 19-20 веков – переоценка всех ценностей. Конец 19 века в Европе ощущался как кризис эпохи позитивизма, рационализма, гражданственности. Возникал запрос на идеальное, метафизическое, иррациональное. Сергей Бочаров писал: «Чехов видел вечное небо над теснотой человеческой жизни, но теснота была его художественным предметом, и он искал как выхода расширения взгляда во времени за теснотой настоящего, туманных признаков будущего». Для Горького был важен пафос силы человеческого духа. Социальность – это безусловная ценность для писателя. Идеал Горького – человек, стремящийся к социально значимому поступку. Цитата: «Я уверен, что человек способен бесконечно совершенствоваться, и вся его деятельность вместе с ним тоже будет развиваться». Устремленность в будущее – черта, присущая обоим писателям, как мы видим. На то, как они осмысливали настоящее – в конце XIX века, вероятно, влияли идеи немецкого философа Артура Шопенгауэра, рецепцию которых можно наблюдать в творчестве писателей 1890-х годов. Интерес к идеям Шопенгауэра в России второй половины XIX века был чрезвычайно высоким.
И рецепция идей немецкого философа просматривается в творчестве и Чехова, и Горького, так как они были тончайшими диагностами кризисной эпохи модерна. Это утверждение Вадима Полонского, которое тоже во многом я взяла за основу своего размышления. Рецепция. Культура – сообразное обращение к признанному классическим наследию с целью культурного освоения восприятия. То есть определяю, да, в каком понятии я использую этот термин. В 1860-е годы переводы произведений Шопенгауэра еще не появились. Однако можно было купить немецкие издания, но уже 80-е и 90-е годы стали пиком популярности Шопенгауэра. И для нас это важно, потому что мы и говорим про 90-е годы. Именно в это время были переведены афоризмы житейской мудрости и работы поэтики. Цитирую здесь исследователя Искру Андрееву. Афоризмы житейской мудрости написаны Шопенгауэром в середине XIX века. Замысел их – показать путь к мирскому счастью. Но с точки зрения общей концепции философской Шопенгауэра исследователи говорят о некой тоже, так скажем, проблематичности этой работы, но мы не будем углубляться в эти тонкости. Один из существенных акцентов, обозначенных Шопенгауэром в афоризмах житейской мудрости – неприятие филистерства, мещанства. Скажу здесь, и потом, возможно, повторюсь, что это все ассоциировалось еще и с понятием пошлости, потому что мещанский пошлый в русской литературе, публицистике были этическими и эстетическими коррелятами. Но у Шопенгауэра все-таки мы встречаем слово филистер, которое близко в сословном отношении и этическом к понятию мещанина. Цитаты из афоризмов. «Жизнь остальных протекает в отупении. Их мечты и стремления всецело направлены на пошлый интерес личного благосостояния, то есть на борьбу с разными невзгодами. Поэтому их одолевает невыносимая скука. Как только эта цель отпадает, и они оказываются предоставленными самим себе, лишь бешеное пламя страсти способно внести известное движение в эту застывающую массу. С высшей точки зрения я дал бы понятию филистера такое определение. Это человек, постоянно и с большой серьезностью, занятый реальностью, которая на самом деле нереальна. И я думаю, что вот эта цитата из Шопенгауэра очень глубоко раскрывает трагедию главного героя чеховской пьесы «Дядя Ваня». Но об этом мы чуть подробнее поговорим потом. Беда всех филистеров в том, что ничто идеальное не может развлечь их. И для того, чтобы избежать скуки, они нуждаются в реальном. Но все реальное отчасти скоро иссякает, утомляет. Вместо того, чтобы развлекать, отчасти ведет к разным невзгодам, тогда как мир идеального неистощим и безгрешен. Тема филистерства, как она раскрыта в афоризмах житейской мудрости, сближает ранние рассказы Горького и произведения Чехова 1890-х годов. И за основу мы берем рассказ Горького «Исключительный факт» 1893 год и пьесу Чехова «Дядя Ваня» 1896. Как считает Михаил Огурский, влияние Шопенгауэра было для Горького одним из самых ранних и самых сильных. В конце 80-х годов Горький приобрел в Казани афоризмы и максимы Шопенгауэра, а к середине 90-х годов уже перечитал всего Шопенгауэра из того, что было переведено на русский язык. Итак, рассказ Горького «Исключительный факт». 1893 год опубликована была в газете, рассказ опубликован был в газете «Волгарь». Автор дает ироничное изображение главного героя. Николай Петрович Дудочка считал себя философом, и это обстоятельство было одной из причин его воскресных прогулок по кладбищу.
Ну, такая кладбищенская философия, как мы понимаем, из авторской иронии. Николай Петрович приобрел себе особенность прогулки по кладбищу в воскресенье от 12 часов до 3 дня. Автор подчеркивает, что герой не любил читать. Это очень важно. Но пессимизм, тот, что встречается в обыденной жизни, по большей части надутый или рисующийся, редко умный и искренне никогда философский, был знаком ему и нравился своим франдерством. Таким образом, эту характеристику читатель легко проецирует на главного героя, пессимизм которого надутый, неумный и не философский. Значимо авторское размышление, которое озвучивается в рассказе. В этой жизни среди людей, не связанных друг с другом, ни солидарностью целей, ни взаимным уважением и верой друг друга, так легко и быстро можно погибнуть и потеряться, раз сам недостаточно стоек и не имеешь никого, для кого бы твое существование было ценно и важно. Уже в раннем творчестве Горького индивидуалиста и бунтаря звучат ноты социальной солидарности. При этом подчеркнем, что для Горького философия Шопенгауэра значима как достижение европейской научной мысли. Он не принимает модной, обывательской интерпретации этих идей, поверхностно воспринятых современной ему публикой. Пьеса Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня» написана в 1896 году. Проблему датировки создания этой пьесы мы оставляем в стороне, потому что она требует отдельного большого разговора. Итак, Сергей Бочаров отмечает, что в текстах писателя часто встречаются имена философов. Они наполняют тексты Чехова целыми списками. От Сократа и Марка Аврелия до Шопенгауэра и Спенсера. Сочетания причудливые, скажем. И вот обращаем внимание на ту мысль, которая, безусловно, соотносится с тем, что мы сейчас говорили о Горьком. Списки напоминают джентльменский набор имен интеллигентного ширпотреба чеховской современности. Ну и, наконец, прекрасно помним, как в пьесе «Дядя Ваня» Иван Петрович Войницкий трагически восклицает: «Пропала жизнь, я талантлив, умен, смел. Из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский. Я зарапортовался». Бочаров пишет: «Дядя Ваня зарапортовался и выражает отчаяние теми же модными именами, но для него сейчас именами очень серьезными и большими, какими-то прямо громадными именами, словно бы нависающими над его пропавшим существованием». И далее исследователь отмечает: «Настоящее же в разрыве с громадными величинами, как дядя Ваня, настоящее время малых величин. Большие же величины присутствуют как мера разрыва, но настойчиво присутствуют и влекут. Философские имена – это тоже большие величины, с которыми современность в разрыве». Трагедия главного героя пьесы Чехова в том, что его высокие устремления – то, что составляет истинный смысл жизни по Шопенгауэру, не могут быть реализованы в его настоящем, наполненном посредственными мелкими бытовыми мелочами, счетами, продажей сена, муки и так далее. Вспомним высказывание доктора Астрова, одного из героев этой же пьесы. «Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души. А что касается моей собственной личной жизни, то, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего». И он же, да, в четвертом акте пьесы Войницкому: «Да, брат,
Во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека. Я да ты. Но в какие-нибудь 10 лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас. Она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь. И мы стали такими же пошляками, как все. Чехов в «Дяде Ване» освобождается от всякого догматизма и предрассудков и вместе с тем напоминает о вечных, живых истинах, высоких устремлениях духа, гармонии внутренней и внешней жизни. Это вывод Алексея Гапоненкова. Выйдем за рамки текстов и обратимся к мнениям писателей друг о друге. И здесь тоже мы увидим удивительное созвучие. Чехов о Горьком в 1903 году Сумбатову Южину пишет: «Ведь заслуга Горького в том, что он первый в России и вообще в свете заговорил с презрением и отвращением о мещанстве. Заговорил именно как раз в то время, когда общество было подготовлено к протесту». И уже в 1904 году, после похорон Антона Павловича Чехова, Горький пишет Екатерине Павловне Пешковой: «Этот чудный человек, этот прекрасный художник, всю свою жизнь боровшийся с пошлостью, всюду находя ее, всюду освещая ее гнилые пятна мягким, укоризненным светом, подобным свету луны». Ну и напомню, что пошлость и мещанство, да, это корреляты для общественной мысли того времени. Сближает писателей жизненное кредо. Известная мысль Чехова из письма Алексею Суворину о том, как молодой человек выдавливает из себя по капле раба. И Горьковская в письме Максимову: «Это самое главное. Найдите в хаосе событий самого себя и поставьте свою волю в ряд воль, творящих общечеловечье доброе». Волевое начало значимо было и для того, и для другого. Отличало же их то, о чем Горький сам признавался в письме Чехову в апреле 1899 года. «Как это хорошо, что вы умеете считать литературу первым и главным делом жизни. Я же, чувствуя, что это хорошо, не способен, должно быть, жить, как вы. Слишком много у меня иных симпатий и антипатий». То есть сам Горький осознает, что его стремление к общественной деятельности, политической борьбе существенно отличают его от того пути, который выбрал для себя Антон Павлович Чехов. И Чехов, и Горький тонко и точно передали настроение своего времени. Рецепция идей Шопенгауэра, популярных в России конца XIX века, позволила им раскрыть свои художественные идеалы. Спасибо за внимание. Спасибо вам за интерес. Ah, scusate, vero, bisogna parlare in italiano. Grazie per l'interessante Daclad. Tra l'altro mi è venuto in mente, ascoltandovi, che effettivamente l'interesse per la popolarità di Schopenhauer andava anche in campi che uno non si aspetterebbe. Per esempio, un grande lettore di Schopenhauer era il compagno Lev Trotsky, soprattutto del libro Evristica ili Iskustva Pabizhdat Sporach, che lo ha evidentemente gli era di una certa ispirazione. Bene, anche qui comunque la discussione inizierà dopo i tre Daclade, e passo la parola a questo punto all'amico e collega Marco Caratozzolo. Tutti noi lo conosciamo, comunque presento, professore di slavistica all'Università di Bari Aldo Moro, direttore scientifico di un
forse del più importante festival letterario slavistico italiano, ossia Pagine di Russia, e direttore scientifico dell'omonima collana presso Stile Editrice. E ci parlerà oggi di un cronotopo cecoviano, ossia l'albergo di provincia e della semiotica di questo spazio nella narrativa cecoviana. Marco, a te la parola. Allora, mi sentite? Vi ringrazio. E vedete il PowerPoint? Perfetto, allora dovrebbe andare tutto bene. Allora, buongiorno a tutti e grazie Guido di questa bellissima presentazione, di queste belle parole che non merito del tutto, e grazie agli organizzatori del convegno. Di questa bellissima iniziativa che ho seguito anche per quello che ho potuto dal suo inizio, e che è molto interessante e mi dà un po' l'opportunità di intervenire su un tema che mi interessa molto, quello della provincia, connesso a un autore che, come dire, nel suo arsenale ha una tale quantità di immagini che forse, anche questa della provincia merita una riflessione particolare. Perché io nel mio titolo ho scritto «Nie sleduje moje prostranstvo», quindi uno spazio ancora non studiato? Perché effettivamente gli studi sulla provincia russa, che sono studi abbastanza recenti, vedete qua io ho indicato un volume che è seguito a un convegno che fu fatto all'inizio di questo nostro secolo a Bergamo, all'Università di Bergamo, poi sono state fatte altre lodevoli iniziative nella stessa università. La provincia è diventato poi un tema molto studiato, ovviamente lo è anche in Russia, però mi ha molto colpito che in un importante articolo di questa miscellanea, questo che vedete scritto da Klubkova e Klubkov, cioè Provincialismi, Provinciali Slavar, questo articolo conteneva una sorta di enciclopedia dei luoghi più importanti della città di provincia. Io chiarisco che quando parlo oggi di città di provincia intendo proprio l'Uyezdny Gorod. Poi, come voi sapete, ha scritto Lyudmila Zayonts un articolo molto importante su questo tema. Il termine provincia identifica una serie diversificata di realtà. Però quello della città di provincia, che è ovviamente diverso dalla città di provincia dove si va in vacanza, ma la città di provincia russa, diciamo, è stata poi ricordata in tantissima memorialistica post-rivoluzionaria, poiché era diventato un po' il cronotopo, no, della vecchia Russia. Benissimo, Klubkov e Klubkova, tra i luoghi che indicavano tipici delle città di provincia russe, vedete c'è la stazione, il giardino pubblico, il viale, la cattedrale, la torre dei pompieri, mitica la torre dei pompieri ricordata anche nelle memorie di Don Aminado, la piazza del mercato, il teatro, ovviamente il teatro importantissimo, ne vediamo uno proprio nella Signora con il cagnolino, il tipico teatro di provincia, e però in questo vocabolario non c'è l'albergo è un luogo, l'albergo della città di provincia è un luogo sostanzialmente non studiato, per quello che io ho potuto sapere anche chiedendo ad alcuni colleghi ed altri esperti del settore. Peraltro, visto che l'albergo in sé come luogo letterario anche non mi pare un argomento di cui si è scritto molto, ho visto che nel 2007 è stato fatto in ambito romanzo, però delle lingue romanze, un dossier da una rivista francese, e poi non mi è parso di vedere
studi organici su questo argomento. Vedete però che il testo provinciale nella letteratura russa e comunque nella pubblicistica russa poi dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento acquisisce una certa importanza. Qua siamo in un'epoca molto diversa da quella di cui io parlerò, che sono gli anni Ottanta, però vedete che la copertina del Satirico usciva con un numero speciale dedicato alla provincia. Numero peraltro che è molto bello e vi dicevo appunto che come ha ben detto Guido, siamo in presenza di un cronotopo, no? Dell'albergo di provincia nella letteratura russa e a quanto ho potuto vedere l'unica persona, insomma l'unico studio che è uscito un po' fuori dalla mia ricerca è stato fatto da questa Lidia Safiulina dell'Università di Perm. Perm è una delle città che generalmente vengono indicate come realizzazione di questo cronotopo della provincia, e lei ha scritto proprio un piccolo saggio sul cronotopo dell'albergo di provincia, è vero, ma in tutta la letteratura russa. Ovviamente parla anche di Chekhov, ma non approfonditamente, quindi ovviamente viene da sé che per analizzare questo luogo è bene ricordare, appunto, ma è inutile che io lo faccia davanti a tutti voi che conoscete benissimo questo concetto, che il cronotopo è una delle nozioni più utilizzate nel Novecento e anche nel nostro secolo per l'analisi delle opere letterarie. E vedete, ho ricordato la famosissima definizione di Bakhtin, quindi il luogo in cui si incontrano marche temporali spaziali in un unico, diciamo, concreto. Partiamo, diciamo, con un esempio che non appartiene a Chekhov, ma che, come tutti vedete, questo è l'albergo, prima nella versione a sinistra decaduta e poi a destra nella versione un po' così ristrutturata, con una ristrutturazione così un po' curiosa, l'albergo in cui ha soggiornato Tolstoi nel 69, quando c'è stato il famoso episodio dell'orrore di Arzamas. Perché parlo di questo episodio? Perché appunto la mia ipotesi è che proprio in questo periodo, proprio in Russia, ed ecco qui la marca temporale e spaziale, l'albergo della città di provincia abbia a che fare con il senso della morte, con la vicinanza della morte, che, attenzione, non necessariamente una morte fisica. Come vedremo in Chekhov, non ci sono morti fisiche legate all'albergo di provincia, ma muore qualcosa, e la morte di questo qualcosa ha un suo itinerario, ha un suo procedimento che cercherò di illustrare. Nel 69 Tolstoi appunto giunge per comprare delle terre vicino a questa città di Arzamas, città nota a tutti, anch'essa tipica città di provincia, e nell'albergo in cui va, che appunto è questo, comincia a percepire qualcosa di molto strano mentre è nella camera d'albergo, no? Io adesso, per lasciar riposare un po' i traduttori, leggo in italiano, ma c'è il testo russo che voi vedete, no? Diciamo che il passo di quest'opera, che in realtà Tolstoi pubblica dopo, quindi Chekhov non poteva aver letto questa cosa, per capirci, no? Sapete che Chekhov pubblica poi questo racconto di Tolstoi che si chiama Le memorie di un pazzo, scritto nell'84, quindi quando Tolstoi, dopo 15 anni che Tolstoi aveva sentito, percepito questa cosa. E Tolstoi immagina appunto di fare questo viaggio che lui aveva fatto con il suo servo per comprare le terre ed essersi fermato in questa locanda, chiamiamola così. Una cameretta linda di calce, quadrata. Come mi riuscì penoso, ricordo bene che la cameretta fosse proprio quadrata. La finestra era una sola con la tenda rossa. Ecco, qua bisogna subito, secondo me, fare attenzione al fatto alla geometria della stanza, e sappiamo che la letteratura russa
dispone di una serie di luoghi che per la loro geometria vengono definiti molto negativamente. Prima si parlava di delitto e castigo, anche stamattina, che quello è uno dei modelli di questa geometria negativa degli ambienti, degli interiori chiusi. Non mi alzai e incominciai ad assopirmi. Di nuovo mi ero trovato un po' più veloce, ovviamente, mi ero trovato sveglio in quello stesso modo che nella tiliega. Riaddormentarmi non era possibile. Seconda fase. Tolstoi cerca di addormentarsi, ma non ci riesce, e a un certo punto cosa fa? Esce nel corridoio. Ed ecco, il corridoio mi pare è una parte fondamentale di questo processo di avvicinamento alla morte. Tolstoi esce sul corridoio, il servo stava dormendo appunto nel corridoio, credendo di allontanarmi da ciò che mi faceva soffrire. Tolstoi sente quindi qualcosa di asfissiante, ma quello che mi era uscito appresso espandeva su tutto la sua tetraggine. Ma insomma, di che cosa mi angoscio? Dice Tolstoi, di che cosa ho paura? Di me, gli risponde appunto la morte, dice io sono qua. Quindi Tolstoi ha questa visione poi famosissima che è stata rielaborata anche in opere letterarie. Trovai un candeliere di bronzo con la candela rotta, un mozzicone, la fiamma rossa, insomma Tolstoi dice quella camera era sempre il medesimo orrore. Rosso, bianco e quadrato. Ed ecco, vedremo che i colori sono molto importanti, no? Se dovessimo fare la gamma cromatica delle camere d'albergo delle città di provincia, il grigio sicuramente e il rosso sono i colori fondamentali. Non seppi più resistere, Tolstoi a un certo punto se ne va, perché non riesce a starci dietro. Ripeto, Tolstoi scrive questo molto dopo, però è chiaro che quello che lui scrive è un sentimento che c'era nell'aria, che un'immagine che poteva essersi diffusa e che vedremo Cechov in qualche modo, forse inconsapevolmente, ripropone in uno dei racconti di cui parlerò. Questa è una citazione da Delitto e Castigo per ricordarci appunto come la geometria delle stanze fosse qualcosa di estremamente negativo, cioè la camera di Sonia, ma anche la camera di Svidrigailov, se fate caso, quella in cui lui sogna quei sogni terribili alla fine del romanzo, ha questa forma geometrica, ha un corridoio dove lui ha la terza e fatale visione, e poi tutto questo ovviamente lo conduce alla morte, ma ovviamente non voglio divagare. Queste sono le citazioni che ho appena letto. Questa invece è una mia associazione che non c'entra assolutamente con Cechov, ma poiché niente di più lontano credo potesse in fondo esserci rispetto a Cechov. Si tratta della Scala del Paradiso di Giovanni della Scala, che però era un'immagine molto diffusa all'epoca, diffusa anche nella forma del quadretto popolare, che quindi i quadretti popolari spesso si trovavano negli alberghi. Perché ve la mostro? Perché mi sembra un'immagine molto indicativa di quello che è il tema dei luoghi, diciamo, dei luoghi separati da uno spazio di mezzo, che in questo caso è la Scala. Vedete, in quest'opera molto famosa di questo asceta, i monaci che appunto vogliono ascendere al paradiso, alla beatitudine, devono salire questa scala mentre ci sono dei diavoli che con degli uncini cercano di trascinarli verso l'inferno. Ora, questo spazio di mezzo è veramente importante poiché mi ricorda, ma ripeto, è un'associazione assolutamente personale, probabilmente Cechov non aveva familiarità diretta con questo genere di immagini, mi ricorda appunto il corridoio. Il corridoio dell'hotel collegato alla stanza, proprio quello in cui Tolstoi sente la vicinanza della morte, ricorre in tre opere di Cechov, e vedete che la cosa che ci stupisce è che sono tutte molto vicine, ok? Sono generalmente le tre opere, sono le ultime tre, perché della steppa
diciamo, dobbiamo fare un discorso a parte, cioè quindi un racconto Agni, che è un racconto poco conosciuto, cioè tradotto generalmente con lumi o fuochi, di cui parlerò, e poi i due famosissimi, Una storia noiosa e La signora col cagnolino. Perché è importante isolare questi racconti? Perché, come ha detto una studiosa dell'opera di Chekhov, la cui opera mi ha veramente ispirato, mi ha scritto questo bel libro, appunto l'opera di Chekhov nell'aspetto dello spazio, questa Razumova, fa una notazione molto interessante, no? E dice che nei racconti degli anni Ottanta è molto curioso il fatto che gli eroi, i protagonisti di Chekhov, non abbiano una vera casa, ok? Persino la casa di proprietà è qualcosa di estraneo e di, come dire, precario, insicuro. E conclude la studiosa, questo la dice lunga sul fatto, sulla grande assenza in Chekhov di una idea di spazio solido dell'uomo, dell'essere umano nel mondo. Va bene, cerchiamo allora, vediamo un po' questi testi e vediamo se è possibile, come dire, anche col vostro aiuto, conto molto sul dibattito successivo, verificare questa mia ipotesi nei testi. Della Steppa noi... Hai una decina di minuti. Va bene, grazie Guido. Della Steppa noi non occorre che io parli molto, perché La Steppa è la storia di un viaggio e le soste negli alberghi, che poi in realtà non sono gli alberghi, ma sono si tratterebbe del Pastajali Dvor, no? Sono delle locande di passaggio. In questo caso, diciamo, la funzione è molto diversa. Siccome il tempo è poco, andrei direttamente ai tre racconti che ci interessano, il primo dei quali, Agni, vedete, addirittura si svolge in una città che Chekhov chiama la città di N, quindi è chiaro che si rifà a questo paradigma della città di provincia che è noto a tutti, insomma, lo conosciamo da Gogol in poi, la città di N. E vedete, questo racconto parla di un uomo che ritorna nella città dove lui è cresciuto, che è una città del Caucaso, questa città di N, e rivede una donna che di cui si era innamorato, ma poi non era successo niente, la riconquista. Questa donna è sposata infelicemente, la riconquista e, come dire, per questa conquista, questa nuova conquista, è fatta anche di una sosta nell'albergo della città, nell'albergo di una città dove a un certo punto, vedete, il protagonista dice, la seconda delle tre citazioni, senza chiedere il suo consenso, impedendole di parlare, la trascinai a forza nel mio albergo. Ella era come in catalessie, non camminava, ma io la presi a braccetto e quasi la portai. Mi ricordo che mentre salivamo le scale, una figura in berretto con l'orlo rosso mi guardò con meraviglia e si inchinò a Kisochka. Quindi c'è qualcosa di non ordinario che avviene in questo luogo. Peraltro, vedete, nella terza citazione succede qualcosa che vedremo anche da un'altra parte in Chekhov, cioè il motivo del consumo di un pasto dopo l'atto sessuale, no? È la stessa cosa che Gurov nella Signora col cagnolino nelle camere d'albergo fa due volte, cioè la prima scena che ricorderete tutti è quella dell'anguria e poi una seconda volta proprio nell'hotel della città di S consuma diciamo un secondo pasto. Questa è anche una cosa che si ripete, che aumenta un po' la gradazione di inquietudine di questo luogo. Però forse il racconto che rimanda un po' più a questo cronotopo, o comunque alle sfumature di cui questo cronotopo si arricchisce con il tema della morte, peraltro io ho ascoltato veramente con molto interesse, tra le altre relazioni, quella di Pietro Cataldi questa mattina, che parlava proprio della morte, e come spesso capita ai convegni, se avessi potuto ascoltarla prima forse mi ha molto influenzato e avrei
avrei concepito in maniera diversa la mia. Comunque, nella storia noiosa, la scena dell'hotel è l'ultima, no? Quando il professore Nicolae Stepanovic fa questo viaggio a Kharkov per cercare notizie sul futuro genero. E anche in questo caso noi abbiamo, ho quasi finito, abbiamo addirittura qui una scena che si snoda in quattro, diciamo, in quattro situazioni diverse. L'arrivo, tutte queste situazioni ovviamente sono caratterizzate da un grande senso di nausea e di disgusto da parte del protagonista e soprattutto di una vicinanza della morte che però non ha delle basi scientifiche, ma che egli tuttavia continua a evocare la morte, la morte, la morte. No? Sono arrivato a mezzogiorno e mi sono fermato in un albergo non distante dalla cattedrale. Dovrei andare oggi dai professori che conosco, ma non ho né voglia né forza. Entra un vecchio cameriere e ha detto al corridoio, vedete, dal corridoio arrivano le avvisaglie della morte. Non è solo il vecchio cameriere, ma è, come ci renderemo tra poco, anche l'orologio. L'orologio sta proprio nel corridoio dell'albergo e annuncia la morte al protagonista, che peraltro viene svegliato nel pieno della notte, proprio come avviene anche a Tolstoi nella sua Ars Amas, e quindi determina tutta una serie di riflessioni che appunto sono in cui questa presenza del corridoio agisce in maniera molto, molto tetra, no? Nel corridoio l'orologio batte l'una, poi le due, poi le tre. Questi ultimi mesi di vita, mentre sto aspettando la morte, mi appaiono molto più lunghi della intera mia esistenza. Nel corridoio battono le cinque, le sei, le sette. Si fa scuro, avverto alla guancia un dolore sordo. Comincia il mio tic. Sono qui seduto in questa cameruccia, dice lui. Vedete, questa parte addirittura è la più simile proprio anche come stile a quella descritta da Tolstoi nel racconto in cui egli ci dice dell'orrore di Ars Amas. Sono qui seduto in questa cameruccia sopra questo letto straniero, dalla coperta grigia, e il grigio per esempio sarà il colore fondamentale dell'ultimo racconto, no? In cui c'è l'albergo di provincia, quello della signora col cagnolino. Sono un uomo conosciuto, ma tutto ciò non mi impedirebbe di morire sopra un letto straniero nell'angoscia e in una totale solitudine. Sono un peccatore, dice, no? Sono tutta una serie di cose, ovviamente io mi scuso se devo andare veloce e forse sono delle riflessioni che meriterebbero più spazio. Certo è che questo defilé si potrebbe appunto concludere con uno degli alberghi della signora con il cagnolino, che ricorderete è un racconto in cui di alberghi ce ne sono almeno di tre tipi: l'albergo della città termale dove si incontrano, che è Yalta, l'albergo di Mosca, peraltro uno degli alberghi, lo Slaviansky Bazar, dove il Chekhov andava sempre, e infine l'albergo della città di S. Città di S nella signora con il cagnolino dovrebbe essere Taganrog, poiché il teatro ivi rappresentato sembra proprio quello della città natale di Chekhov. Gurov vi arriva nella speranza appunto di trovare Anna, viene a contatto, diciamo, con una realtà, anche questa, totalmente grigia. Vedete, tutto è completamente grigio, la coperta è grigio, ovviamente, il posacenere è grigio. C'è qua un particolare che i critici hanno molto dibattuto, ovviamente, cioè il fatto che sul tavolo ci sia una specie di statuetta con la testa mozzata, no? È grigio persino lo steccato della casa di Anna, dove Gurov poi la cerca. Va bene, cosa voglio dire quindi e cosa cercherò anche nei mesi successivi, quando insomma
continuerò appunto a riflettere su questo. L'ipotesi è proprio quello, l'albergo della città di provincia è tipicamente un albergo dove il protagonista va una volta sola per compiere qualcosa e poi tornare nel posto in cui è venuto. Quindi è diverso dall'albergo, dalla locanda, per esempio, che si incontra durante il viaggio. In questi tre alberghi i protagonisti di Chekhov incontrano in modi diversi la morte, ma ovviamente non è una morte fisica, eppure quella c'è in Chekhov, come appunto ci diceva Pietro Cataldi questa mattina, ma è comunque la morte di qualcosa, la percezione di una morte che in Fuochi è ovviamente la morte di questo rapporto, visto che il protagonista il giorno dopo se ne va proprio per evitare questa fanciulla. Nella storia noiosa abbiamo un'altra morte che è probabilmente nell'imminenza, nell'attesa della morte vera, la morte di questo rapporto che il professore ha con Katia. E non dimentichiamoci anche nella signora col cagnolino il fatto che il rapporto comunque tra Gurov e Anna, pur rianimandosi in virtù di questo nuovo incontro, va incontro però a una sorta di morte, che è questa specie di come dire, perfezione continua di attesa che caratterizzerà, così almeno Chekhov ce lo fa capire, caratterizzerà il loro rapporto anche nei giorni che verranno. Tanto è vero che Gurov continua a rassicurare Anna dicendole e poi si vedrà. Va bene, questo è tutto, vi ringrazio e mi scuso se sono andato oltre. Siamo noi a ringraziarti, è stato veramente un intervento interessantissimo. Io penso che tu abbia trovato, come diciamo in Toscana, un poderino nel Chianti, ossia hai trovato una linea di studio, di ricerca veramente potenzialmente infinita, e effettivamente nessuno probabilmente se n'era accorto fino a questo momento. Purtroppo non possiamo discuterne ora perché non è ora il dibattito, ma sarà più tardi, se non sbaglio, dopo la seconda sessione. A me era venuto in mente subito Albergo e morte, chiaramente anche al di fuori dai confini russi, Il Signore di San Francisco, ovviamente, dai confini geografici, perché l'autore invece russo è come. E poi veniva in mente, tu hai citato Svidrigailov col suo albergo, dove la visione della bambina stuprata e suicida poi lo induce a finire con la propria vita, ma Svidrigailov è anche quello della visione dell'inferno come una piccola bania di, certo, cioè piccola, angusta. Certamente una bania non è un albergo, però tipologicamente è simile alle stanzette che tu hai descritto. Cioè, secondo me c'è veramente tanto tanto da fare, è una bellissima linea di ricerca. Ti ringrazio, Guido, sono contento, ero un po' agitato. No, te ringrazio, hai fatto tutto tu. Comunque, a questo punto la nostra sessione, mi sembra di capire, è finita. Se vogliamo prenderci una pausa, dopo subentra il collega Stefano Garzonio, no? Va bene. Maestro di danza. Allora facciamo così, visto che siamo abbastanza puntuali, 5 minuti di pausa e riprendiamo direi alle 16, dopo abbiamo tempo per un bel dibattito, anch'io avrò delle cose da non chiedere, ma con Marco appunto soprattutto, di cui parlare, discutere. Rimandiamo tutto quindi a fine sessione, ci vediamo tra 5 minuti, ok? Ok. Grazie, a dopo, a ora. Allora, ho sbagliato. Donatella, ho sbagliato. Ti ho reso organizzatrice proprio nel momento sbagliato. Mi rigiri la... Ok, finito, così sì. Rendo coorganizzatore il professor Garzonio, che ho visto che è entrato. Rendo... Un attimo. Ok. Vai.
Cinzia. Manuel, tu sei già coorganizzatore? Credo di sì, controlliamo. Okay, sì. Scusami, pensavo, in effetti tu sei rimasto sempre, ti avevo già reso. Allora, non vedo più il professor Gargiogno. È entrato diverse volte. Ok. Non so se ha dei problemi a entrare. Eccolo, lo vedo. Benissimo, lo rendiamo coorganizzatore, così può aprire il microfono. Può attivare l'audio? Ecco. Perfetto, perfetto. Bene, buonasera e grazie. Buonasera, si sente benissimo. Buonasera. Ah, perché avevo ricevuto questi misteriosi, come si dice, messaggi da un certo, da uno strano CEO, comitato organizzatore, che arrivavano in spam. Però okay, avevo capito soltanto che c'era scritto HTTP, univr, avevo capito che era l'Università di Verona. Lì per lì non avevo capito se si trattava di questo convegno. Ah, ok, perché pensava Unistrasi. E invece siamo tutti... No, ma poi non era chiaro di che cosa si parlasse, insomma. Vabbè, comunque a posto così. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Sì, anche perché sono appena uscito da 4 lezioni, quindi sono abbastanza... Sono già così, cioè, surriscaldato. Bene. Ma siamo già... Possiamo già cominciare? Possiamo già cominciare. Visto che avete finito 3 minuti fa. Sì, ma abbiamo fatto una pausa più breve di soli 5 minuti, così riprendiamo assolutamente in orario e dopo le relazioni abbiamo la discussione. Eccolo qua il programma. Va bene. Allora, intanto buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qui tra voi. E adesso possiamo aprire la quarta sezione del programma di oggi, la seconda parte della seconda sessione, con un intervento di Donatella Di Leo, Chekhov nella visione di Lunacharsky. Dobbiamo rispettare naturalmente i 25 minuti, come se è un regolamento severo oppure così all'acqua di rose? Abbastanza severo, ma siamo su 5 minuti, li concediamo volentieri in più. Benissimo, vedo che abbiamo anche una presentazione su PowerPoint, quindi possiamo partire con Chekhov, interpretarsi Anatolia Lunacharskaya. Grazie, buonasera a tutti. Vi parlerò appunto della visione che Lunacharsky ha avuto di Chekhov, specialmente nella sua posizione di narkompros, di commissario del popolo all'istruzione dal 1917 al 1929. Devo dire che inizialmente il progetto era quello di intercettare eventuali influenze drammaturgiche, perché Lunacharsky è stato anche autore di drammi per la lettura principalmente, ma questo progetto è stato messo in stand-by per l'assoluta lontananza della pratica drammaturgica di Lunacharsky rispetto a Chekhov, e quindi mi soffermerò sulla sua visione critica. Come dicevo, Lunacharsky, commissario del popolo all'istruzione dal 17 al 29, dirige praticamente l'indirizzo culturale e artistico del paese, facendo da intermediario tra la vecchia intelligenza e il nuovo governo dei Soviet. Qualche notizia brevissima sull'autore: temprato di filosofia e letteratura occidentale, studiò a Zurigo filosofia e scienze sociali, seguendo i corsi di Georgi Plekhanov, di Axelrod e Avenarius. Sin da giovane Lunacharsky si considerò un marxista. All'inizio del Novecento svolge l'attività di critico teatrale e aderisce all'ala bolscevica del Partito Socialdemocratico. Ha un ruolo di primo ordine sin dalla rivoluzione del 1905, e all'estero con Bogdanov organizzò il gruppo politico Vpyrjod con scuole di partito a Capri e Bologna negli anni 1909-10. La sua posizione come narkompros, ma appunto come commissario per l'istruzione, prevedeva il recupero dell'eredità culturale e letteraria del passato, considerato del passato borghese.
alla luce però dei nuovi ideali rivoluzionari. Ed ecco che nel 1919, dopo qualche anno dall'inizio del suo servizio, scriveva: «Finché resterò commissario del popolo per l'istruzione, la mia prima preoccupazione sarà quella di introdurre il proletariato a tutta la cultura umana, perché la possegga, e nessun genere di comunismo primitivo potrà sviarmi da questo compito». E questo prometteva Lunacharsky in un articolo intitolato «Il teatro rivoluzionario» e apparso sulla rivista Vjesnik Teatra, il messaggero del teatro, nel dicembre del 19, in risposta a Nikolaj Bukharin, che il 16 dicembre dello stesso anno aveva fatto uscire sulla Pravda un articolo dal titolo «Il Vendicatore», nel quale affermava: «Bisogna demolire, cito, bisogna demolire il vecchio teatro. Chi non capisce questo non capisce niente». Ed è proprio nell'ottica del recupero, appunto, dell'arte del passato attraverso il prisma rivoluzionario che Lunacharsky recepisce l'opera di Chekhov. Ma quali erano state le posizioni della critica prima di Lunacharsky? Sostanzialmente la critica pre-rivoluzionaria aveva subito accostato Chekhov all'ambiente borghese, facendolo assurgere a simbolo e rappresentante della borghesia desiderosa di profitti e di scalata sociale. Lo vedeva dunque in opposizione al popolo, esponente di quella intelligenza crepuscolare della crisi del periodo fin de siècle, no? Della crisi dei valori. La critica borghese liberale invece della fine dell'Ottocento e inizio Novecento cominciò a parlare, a guardare al contenuto sociale nell'opera cechoviana e a vedervi una consonanza con le idee del movimento di liberazione dal regime zarista. La critica successiva invece cercò di annoverare Chekhov tra i rappresentanti del simbolismo. Una delle voci più autorevoli in questo senso fu quella di Dmitri Mereshkovsky, abbiamo già ascoltato parlare di lui, nell'opuscolo «Sulle cause del declino e sulle nuove correnti della letteratura russa contemporanea», e nel quale considerava Chekhov in cammino verso un nuovo idealismo. Gli fece eco Achim Walinsky, che individuò in Chekhov la capacità di penetrare nel segreto dell'animo umano dell'uomo moderno, profetizzandone una rinascita spirituale. Ma a partire dalla fine degli anni 90 dell'Ottocento già si sollevarono voci contrastanti in merito ai racconti raffiguranti scene della vita del popolo. Pensiamo a La mia vita, Nel burrone, o come è stato tradotto da Alfredo Polledro, Nella conca. Voci che si scontrarono a suon di articoli sulle pagine di varie riviste. Per esempio, il marxista legale Piotr Struve difese la presunta posizione antirurale di Chekhov a favore della civiltà urbana, mentre Nikolaj Mikhailovsky rintracciava nel racconto I contadini una posizione troppo ambigua nei confronti della campagna. Questo accadeva sulle riviste Novoye Slovo e Ruskoe Bagatstvo, quest'ultima che pure fu diretta da Mikhailovsky con Karalienko. All'inizio del Novecento, al centro delle discussioni a proposito di Chekhov, vi sono i suoi lavori teatrali in stretta connessione con i principi estetici e l'attività del teatro dell'arte. In generale apprezzato da Lev Tolstoj, che lo considerava un artista incomparabile e che scrisse: «Grazie alla sua sincerità, Chekhov ha creato forme di scrittura del tutto nuove che non avevo mai incontrato da nessuna parte. La sua lingua è incredibile», questo diceva Tolstoj, apprezzato da Ilya Riepin, da Piotr Tchaikovsky e persino da Lenin, che ne lesse Palata Nomer 6, ricavandone un'impressione viva e vibrante. Chekhov viene accreditato definitivamente per il suo potenziale sociale da Maxim Gorky, con cui pure strinse un'amicizia alla fine del secolo.
Tra di loro vi fu uno scambio epistolare e sin da subito Gorky si oppone all'idea dell'assenza di valori nell'opera cecoviana, sostenendone la rivalutazione attraverso anche l'edizione di tutte le opere che l'editore Marx prepara a partire dal 1899. Nel 1905 esce l'ampio saggio di Gorky su Chekhov, con il quale il futuro ideologo del realismo socialista scredita definitivamente l'etichetta del pessimista malinconico assegnata allo scrittore. Grande impulso fu data anche da Karaljenka, che pure ne mise in rilievo la potente forza sociale emergente soprattutto nei racconti. Lunacharsky partecipa di questa rilettura un po' più tardi, nella seconda metà degli anni venti, durante, come ho già detto, gli anni di servizio come commissario per l'istruzione. Oltre a osservazioni sparse nei discorsi e negli articoli dedicati anche ad altri scrittori, a Chekhov Lunacharsky dedica un gruppo di articoli, di saggi, tra il 1924 e il 1931, l'ultimo risalente al 31, inserito in un più ampio saggio dedicato a Gorky, del quale però non parlerò. Si tratta di tre articoli, un paragrafo appunto di questo più ampio saggio, di una lezione tenuta all'Università Sverdlov, nella quale Lunacharsky parlava anche di Karaljenka. Qui trovate ecco, il gruppo di articoli di cui mi occuperò. Ma già nel 1924, scusate, nel 1904, pubblica Lunacharsky una recensione al Giardino dei Ciliegi, spettacolo al quale assiste nel Teatro Salavtsov a Kiev il 3 settembre dello stesso anno, e già in questa recensione la sua impressione è del tutto positiva e orientata in senso gorkiano. Ne apprezza la vividezza, la capacità di restituire immagini vere della realtà, osteggiando l'idea che si tratti di atti intrisi di mestizia, e dunque l'ammirazione per la nitida rappresentazione della realtà declinata in senso umoristico e il riconoscimento dell'ideale della socialità sotteso ai racconti costituiscono la costante fondamentale principale nella riflessione lunacharskiana su Chekhov. E già queste componenti sarebbero sufficienti per riconoscere allo scrittore di Taganrog un ruolo di prim'ordine al servizio della nuova letteratura. Il primo importante articolo, dal titolo Cosa può essere Chekhov per noi, esce nel 1924 sulla rivista La Stampa e la Rivoluzione, parzialmente poi ripubblicato nell'introduzione alle opere complete di Chekhov, pubblicate a partire dal 1930 dal Goss Izdat, edizione curata da Lunacharsky stesso. L'articolo si apre con una lunga digressione sull'importanza della rivalutazione della cultura del passato, senza tuttavia riconoscerne l'egemonia del modello letterario, ma orientando il recupero dell'eredità considerata, appunto, come abbiamo già visto, borghese, sulla efficacia sociale che contiene in nuce. E dunque il proletariato non deve ignorare l'eredità artistica che gli viene consegnata dal passato, insomma questo è il senso del suo intervento, tesi tra l'altro sostenuta dallo stesso Lenin, che è richiamato da Lunacharsky, ma deve saper il proletariato riconoscere quei tesori dell'arte, anche questa è un'espressione che mutua da Lenin, che riproducono tutti i tratti dell'oppressione della borghesia, dei proprietari terrieri, dei funzionari imperiali, per superarli con atteggiamento critico. Lunacharsky nell'opera di Chekhov rintraccia dunque una prima forma di denuncia sociale attraverso la raffigurazione impressionistica della realtà, che rappresenta la cifra distintiva, inconfondibile della narrazione cechoviana.
attraverso poi anche diciamo, lo stratagemma umoristico che non risparmia alcuna categoria sociale. E dice, scrive, cito quello che leggete anche qui, Chekhov in sostanza capiva perfettamente che stava espletando una specie di servizio sociale. Si percepiva attraverso i suoi occhi, attraverso la sua penna, strettamente legata al suo tempo. In questo senso era un uomo sociale. L'orrore della vita, afferma Lunacharsky, viene sublimato esteticamente dalla maestria dello scrittore. Qui porta l'esempio del racconto L'uva spina, nel quale la bruttura della vita viene superata dalla perfezione formale. E, aggiunge Lunacharsky, Chekhov nascondeva la bruttura della vita anche a se stesso. E allora umorismo e mestizia come specchio della realtà che però non scadono mai nella caricatura, piuttosto creano un ritmo musicale e un'alternanza tonale, come avviene, come è evidente, nella Steppa e nel Monaco Nero, che richiamano alla mente, da un lato, la musica di Tchaikovsky, col quale tra l'altro conduce anche un paragone, e dall'altro i preludi di Scriabin, di cui parlerà anche nella lezione su Karajanka e Chekhov. Tutti gli interventi di Lunacharsky sulla poetica e sull'opera di Chekhov si concludono sempre con il riconoscimento della preziosità dello scrittore per la nuova generazione letteraria, per la letteratura proletaria. E, specialmente per il modello raffigurativo della dimensione quotidiana sul cui fronte, lamenta Lunacharsky, noi probabilmente, scrive, non abbiamo ancora ottenuto alcuna vittoria. Il secondo importante intervento sulla figura di Chekhov è contenuto in una lezione tenuta durante il corso di storia della letteratura russa nel 1926 all'Università Comunista Sverdlov. In questa lezione parla di Karajanka e di Chekhov come scrittori rappresentativi degli anni Ottanta dell'Ottocento, ma dice, mentre Karajanka è assimilabile alla generazione dei populisti, Chekhov inaugura una nuova stagione letteraria. E, cito, non è il rampollo della rivoluzione precedente, ma già in una certa misura una sorta di presentimento delle rivoluzioni successive, di quelle rivoluzioni che sono avvenute dal 1905 al 17. Dunque, Chekhov non appare in quella luce crepuscolare, bensì all'alba di un nuovo ordine sociale, poiché il riso è l'unica possibilità che gli resta. Vado un po' avanti, che vedo che il tempo scorre. In chiusura di questa molto interessante lezione, di cui è rimasto uno stenogramma nell'archivio del partito, dell'Istituto del Marxismo-Leninismo, si sofferma anche sulla musicalità, come ho già anticipato, della prosa cecoviana, sorprendentemente accostata alla musica di Scriabin. Devo dire che non mi è mai capitato di vedere un tale, di leggere di un tale accostamento, e afferma: Scriabin nel primo e nel secondo periodo della sua produzione artistica è molto simile a Chekhov, alla costruzione della frase cecoviana. Le frasi si susseguono e non sono musicalmente collegate tra loro, ma sono costruite in tal modo che l'immagine in esse racchiusa, il sentimento che riflettono, è espresso con estrema precisione da questa musica. Ora salendo, ora scendendo, staccata o prolungata, ogni frase è costruita in modo tale che, se la leggi come si conviene, sembra una vera e propria piccola poesia in prosa, e ciascuna di queste suite è formata da piccoli drammi musicali che conducono da un momento all'altro. E effettivamente, mentre preparavo questo discorso, mi è capitato, mi è venuto in mente, insomma, di ascoltare qualcosa di Scriabin. Ho ascoltato il preludio numero 1, opera 67,
ecco, lo suggerisco magari anche come esperimento, e nel frattempo leggevo alcune pagine della steppa. Devo dire che l'esperimento è riuscito e anche abbastanza bene. Proprio anche questa musica, questa prosa musicale garantirebbe, secondo Lunacharsky, garantirebbe a Chekhov il primo posto nella letteratura russa. Nel 29, prima di cessare il suo servizio da commissario del popolo all'istruzione, che cessa appunto il 12 settembre, dedica altri due articoli a Chekhov, ragionando ancora una volta sul ruolo dell'autore e delle sue opere nell'epoca sovietica. Nel primo articolo, pubblicato su Aganyok, ritrova nella scrittura di Chekhov un paradigma esemplare in grado di anticipare gli elementi rivoluzionari, in primis attraverso la sottolineatura dell'assenza di Dio, e poi nella progressiva tendenza che Chekhov avrebbe dimostrato nei racconti della maturità, per una risoluzione, diciamo così, materialistica dei problemi della vita. Ma per la prima volta Lunacharsky mette in evidenza la mancata attenzione nell'opera chekhoviana al mondo operaio. E, come vedete, il numero di Aganyok sul quale esce questo articolo di Lunacharsky, Chekhov ai nostri giorni, presenta in copertina una scena tratta dal film, un film che metteva insieme del 1929 del regista Yakov Pratasanov, che era una, come dire, una sintesi di tre racconti di Chekhov: Anna Nasceye, Smert Cinovnica e Hamaleon. E questo film era intitolato Cini e Liudi, gradi, ranghi e persone. E questa scena è tratta dal film, dal primo racconto, insomma, Anna sul collo, e raffigura il momento in cui i bambini chiedono al padre, che è un alcolizzato, di non bere. E qui sotto la didascalia dice: i protagonisti, gli eroi di Chekhov sono vivi. Quindi questo un po' per sottolineare anche l'interesse e l'importanza che veniva data a Chekhov in questi anni, e appunto anche la sua risonanza sulle riviste. Sull'esempio, ecco, l'ultimo articolo che dedica esclusivamente a Chekhov, sempre nel 1929, è pubblicato sulla rivista Narodni Uchitel. Questo è abbastanza interessante perché affronta il problema dell'educazione, il problema scolastico, educativo, in particolare la questione dello stato, delle condizioni e anche, se volete, dello status dell'insegnante alla fine degli anni 20, e conduce questa riflessione Lunacharsky attraverso il commento, cioè sull'esempio del racconto L'uomo nell'astuccio, che è un racconto del 1898. E insomma mostra questa consonanza di vedute tra Chekhov, che pure si era espresso, come vedremo adesso in uno dei discorsi con Gorky, a favore di una maggiore valorizzazione della figura dell'insegnante, già insomma alla fine dell'Ottocento, primissimi anni del Novecento, e la situazione della fine degli anni Venti. Quindi in un certo qual senso Lunacharsky da un lato fa un mea culpa, dall'altro lato però mostra come Chekhov avesse in realtà una grande sensibilità per gli stessi temi, gli stessi argomenti, le stesse questioni che sono ancora presenti
nella sua contemporaneità. E, comunque, quel che interessa di questo articoletto è che ci sia questo paragone tra la condizione dell'epoca zarista, dell'insegnante, del maestro del villaggio nell'epoca zarista e quella attuale degli anni, fine anni 20. E dice, scrive Lunacharsky, ci tocca ancora oggi sentire parole sconvenienti sulle persone nell'astuccio, sull'infiacchimento dei vecchi maestri, sulla loro arretratezza, sulla loro distanza dalla vita politica. Bisogna prima di tutto dire che se così fosse, allora i principali colpevoli saremmo noi, il partito, il governo sovietico, il Rabpros, cioè l'Unione dell'Educazione Operaia, il Komsomol e tutta la nostra società. Dunque, concludo, sull'esempio negativo dell'uomo nell'astuccio, Lunacharsky esorta su una rivista di categoria, possiamo dire, la nuova generazione degli insegnanti sovietici a compiere bene la missione educativa del nuovo popolo per smantellare le prerogative del vecchio sistema scolastico decadente e misero. E in chiusura cita anche le parole di Chekhov, come anticipavo, a proposito della funzione sociale degli insegnanti, in particolare degli insegnanti del popolo. E queste parole sono state registrate da Maxim Gorky nelle sue memorie nel 1904. Diceva Chekhov, da noi in Russia l'insegnante deve essere messo in condizioni speciali, questo deve essere fatto il prima possibile. Se ci rendiamo conto che senza un'ampia educazione del popolo lo Stato crollerà come una casa costruita da mattoni cotti male. L'insegnante deve essere un artista, un pittore, profondamente innamorato della sua causa. E invece da noi egli è un manovale, una persona male istruita che va a insegnare ai bambini del villaggio con la stessa voglia con la quale andrebbe in esilio. Infine pone in relazione queste parole di Chekhov con quanto Lenin aveva riportato nell'articolo Paginette di diario il 2 gennaio 1923, tracciando un bilancio dell'alfabetizzazione nell'Unione Sovietica, dove scriveva Lenin: l'insegnante deve essere collocato ad un'altezza tale alla quale non è mai stato, non è e mai sarà in una società borghese. Come dire, Chekhov aveva anticipato il pensiero di Lenin, dunque era in linea e anche per questo motivo ha tutto il diritto di essere letto, studiato e rappresentato nella società sovietica. Grazie, ho terminato. Scusate se ho sforato di qualche minuto. No, benissimo, benissimo. Siamo in perfetto orario. Chiederei agli organizzatori se adesso c'è la possibilità di fare delle domande o se rimandiamo tutto alla fine. Le rimandiamo tutte alla fine. Sentiamo la relazione, le due relazioni successive. Va bene. Perfetto. Allora passiamo direttamente alla relazione seguente, dal titolo Chekhov in Grossman. Sono appunto Boschiero e Cinzia Delotto che sono i due relatori, e qua gli passo la parola. Sì, allora buongiorno a tutti, inizio io e poi passerei la parola a Cinzia Delotto. Dunque, il Chekhov in Grossman è sicuramente un argomento ampio e tra l'altro un argomento che è stato toccato spesso, direi anzi quasi costantemente dalla critica. È nota la particolare predilezione, passione di Grossman per Chekhov. Simeon Lipkin lo sottolinea, addirittura ipotizza che Grossman si sarebbe allontanato da Anna Akhmatova e dalla sua opera perché era venuto a conoscenza del fatto che la poetessa non amava Chekhov. Già nella ricezione sovietica dell'opera di Grossman viene avanzato il confronto con il modello cecoviano e non solo da quello che per certi versi può essere considerato un po' il principale pionieristico interprete, ovvero Anatoly Bacharov dell'opera di Grossman. Un confronto questo che viene poi ripreso diffusamente anche dalla critica successiva.
molti studiosi hanno osservato non solo la predilezione di Grossman per Chekhov, ma anche la presenza dell'opera cecoviana nella produzione narrativa di Grossman. In particolare Lazarev ha sottolineato come, malgrado alcune affinità stilistiche e compositive, Chekhov per Grossman sia soprattutto una posizione morale, umanistica. Quel siamo prima di tutto esseri umani che in Grossman assume un valore speciale alla luce delle grandi tragedie del Novecento. Lazarev fa riferimento e menziona ovviamente il celeberrimo episodio del romanzo Vita e Destino, dove il personaggio secondario di Madiaro pronuncia un appassionato discorso dedicato alla figura di Chekhov, che viene considerato nella sua capacità di dare un volto a una straordinaria varietà di personaggi come il campione dell'umanità e della libertà russa. Dietro questo discorso non è difficile ovviamente scorgere il punto di vista e quasi direi la visione programmatica dello stesso Grossman. Ma malgrado questa centralità sempre riconosciuta dalla critica, in Italia ad esempio lo hanno fatto più volte Nabonola, Maurizio Calusio e Mario Alessandro Curletto, malgrado ecco questa centralità, credo che questo tema sia rimasto in un certo senso un po' relegato in un secondo piano, o meglio sia stato in qualche modo dato per scontato e quindi non ancora oggetto di un'attenzione monografica. Eppure, come ricorda lo stesso Lazarev, nei testi di Grossman Chekhov entra spesso anche in modo esplicito. Le opere chekhoviane sono citate apertamente. Se i suoi eroi conducono una discussione sulla letteratura, quasi immancabilmente o comunque molto spesso Chekhov viene menzionato come modello di riferimento. Accade ad esempio nel racconto sull'amore degli anni 30, dove viene menzionata la steppa, nel racconto Il vecchio maestro, Stario Cizio del 43, troviamo invece il protagonista che legge un volume di Chekhov. Nel romanzo Zaprava e Gliela viene menzionato invece il racconto C'è la via Futliari, l'uomo nell'astuccio, e anche in Fsiotichot troviamo ad esempio menzionato il celebre racconto Archierei di Chekhov, ovvero il Vescovo. E questi sono solo alcuni pochi esempi. Oggi vorrei con voi affrontare un piccolo esempio, un singolo esempio di questo tipo, particolarmente significativo dal mio punto di vista, e proporre alcune considerazioni che sono solo, diciamo così, un primo iniziale ingresso nell'argomento. Mi riferisco in particolare alla presenza del racconto Archierei di Chekhov nel romanzo Vita e Destino di Vasily Grossman. Il racconto chekhoviano viene menzionato più volte nel romanzo, ogni volta collegata a quello che può essere ritenuto, anche se all'interno di una complessa struttura narrativa, come il cuore stesso del romanzo. Le vicende del fisico ebreo russo Viktor Shtrum e della famiglia Shaposhnikov durante il periodo della battaglia di Stalingrado. La prima menzione la troviamo nella lettera che la madre di Viktor, Anna Shtrum, rimasta nella zona occupata, scrive al figlio del ghetto prima di essere vittima dello sterminio nazista. Il personaggio di Anna non è solo chiaramente autobiografico. Anche la madre di Grossman, alla quale è dedicato il romanzo, viene uccisa dai nazisti a Berdichev, ma è anche un personaggio centrale del romanzo perché il motivo della maternità attraversa trasversalmente tutte le linee narrative, divenendo per certi versi uno dei nuclei di senso ultimi del romanzo stesso. Nella guerra del potere totalitario contro l'individuo, l'affermazione di un principio di umanità incarnato proprio dalla figura materna. Va anche osservato che il personaggio di Anna Shtrum non solo legge Chekhov, ma assume alcuni tratti che potremmo definire chekhoviani, in qualche modo. Tra l'altro è medico oculista del ghetto e si prende cura di tutti i pazienti, e anche nella sua lettera, nel suo punto di vista narrativo, orientato
alla descrizione di tanti piccoli frammenti di vita del ghetto, nella sua eterogenea varietà umana, è possibile scorgere una prospettiva che potremmo considerare in qualche modo cecoviana. Nella lettera è evidente un riferimento alla solitudine della madre, alla mancata comunicazione, alla distanza tra la madre Anna e il figlio Victor. Anche Victor Strum, come Grossman, non riesce ad accogliere la madre che rimane nei territori occupati durante l'invasione nazista. Questi stessi motivi li troviamo riflessi, anche se in modo diverso, in un certo senso a parti invertite, nel racconto cecoviano. La solitudine del vescovo si manifesta anche nell'incontro con la madre, che si rivolge a lui con la deferenza che si usa nei confronti di un altro prelato e non con la tenerezza di una madre. Veniamo ora a altri esempi che troviamo sempre nel romanzo. Come ha giustamente notato Galina Žilićeva, la lettura di Čehov per i personaggi grossmaniani diventa un segnale che orienta le loro scelte personali. I personaggi si dividono tra coloro che leggono e amano Čehov e coloro che non lo amano. E del resto, se ci pensiamo bene, già Nabokov aveva affermato nelle sue lezioni sulla letteratura russa che tra i russi c'era un gioco dividere i loro conoscenti tra coloro a cui piaceva Čehov, appunto, e coloro a cui non piaceva. Nel romanzo di Grossman due coppie che si sfaldano, quella di Victor Strum e della moglie Lyudmila Shaposhnikova e quella di Yevgenia Shaposhnikova e Pyotr Novikov, sono entrambe caratterizzate da questa frattura. Una frattura che però, a mio avviso, non è solo connessa in generale al giudizio di lettori sull'opera di Čehov, ma più specificatamente proprio al racconto Archieriei, che quindi arriva ad assumere un significato in un certo senso anche tematico-compositivo all'interno del romanzo. Come possiamo vedere nella citazione che riporto, in italiano e in russo, la frattura tra Lyudmila e Victor è accompagnata dal fatto che Lyudmila non ricorda il racconto Archieriei. Questa mancanza, questa dimenticanza, ci riporta alla solitudine e alla mancanza di comunicazione che caratterizza il personaggio di Grossman di Lyudmila. Un personaggio incapace di tenere i contatti con la propria famiglia, orgogliosa del privilegio, dello status sociale che la professione del marito Victor le consente, non riesce a non parlare da moglie di uno scienziato sovietico, costantemente preoccupata del prestigio della propria condizione. Questa stessa mancanza di comunicazione e distanza la troviamo anche nella vicenda, appunto, cecoviana del vescovo e del rapporto madre-figlio. Lo stesso accade per altri due personaggi di Grossman, ovvero appunto Yevgenia Shaposhnikova e Novikov. Novikov, la cui insensibilità per Čehov nasconde una incapacità di comunicare, o meglio di uscire dal proprio ruolo sociale, in questo caso dal rango militare che ricopre. Ciò, ecco, anche in questo caso, quindi, l'incomunicabilità è segnata dalla presenza di questo riferimento al racconto cecoviano. Questo non significa che la distinzione tra questi personaggi sia permanente e che i personaggi non conoscano, non abbiano conosciuto cambiamenti, un'evoluzione. Il personaggio di Lyudmila in questo senso è particolare, perché è protagonista di un miracolo di comunicazione, di sincerità in un certo senso, anche se è una sincerità impossibile, perché si realizza nella comunicazione con il figlio morto, deceduto, ucciso durante la guerra. Il motivo della distanza e della comunicazione, questa incapacità di uscire dalle proprie vesti ufficiali, è una condizione che i personaggi del romanzo di Grossman vivono in fondo. In certo senso è la situazione cecoviana dell'uomo sociale nella situazione privata descritta da Andrei Stepanov, a mio avviso. Alcuni riescono a superarla nel romanzo, ma spesso avviene in condizioni liminali, in punto di morte. Altri invece sono come imprigionati. Gli unici autentici momenti di comunicazione sono tutti legati alla maternità,
E anche in questo caso sono esempi di una comunicazione o impossibile, quella appunto tra Lyudmila che dialoga con il figlio morto sulla sua tomba, oppure altrettanto impossibile come quella di Viktor Strum e della madre, una comunicazione che avviene attraverso la lettera della madre che in realtà è già morta e attraverso diversi riferimenti successivi nel romanzo. Oppure sono esempi nel romanzo di comunicazione non verbale, che si manifesta nella dimensione materna di prendersi cura dell'altro, ad esempio negli episodi chiave di Sofia Levington e di Christia Cioniak. Sofia Levington muore nella camera gas abbracciata al piccolo David e Christia, la contadina ucraina, che salva l'autista Simeonov dalla morte per fame. Ecco, per chiudere la mia parte, tornando al celebre discorso di Magyarov, mi sembra di poter dire che anche in questo caso, vedete, possiamo notare che il termine archierei, nei lunghi elenchi che Magyarov riporta, è presente per ben 4 volte. Viene tradotto in italiano col termine arciprete, anche se il termine corretto sarebbe forse vescovo. È interessante notare come questi elenchi, in particolare il primo riportato, utilizzati per dimostrare l'ampiezza, la concretezza e la visione democratica di Chekhov, siano in realtà significativi dello stile grossmaniano, dell'utilizzo dell'elencazione anche insistita nella sua prosa, come ha giustamente osservato Anna Bonola, e sono paragonabili a tanti altri esempi dentro e fuori il romanzo. In un certo senso si può dire che in questo celebre brano Grossman, parlando di Chekhov per bocca di Magyarov, lo fa attraverso la sua propria voce, il proprio stile, e sembra in qualche modo voler assumere su di sé l'eredità chekhoviana. Grazie. Cinzia, ti cedo la parola. Cinzia? Sì, eccomi. Eccoti. Sì, posso iniziare? Certo. Sì. Bene, anch'io mi accosterò al tema Chekhov e Grossman, concentrandomi su due opere. Ostrov Sakhalin, l'isola di Sakhalin, di Chekhov, e il corpus di articoli che Grossman scrisse come cronista di guerra tra il 1942 e il 1944. Grossman, Manuel Boschiero in realtà ha introdotto anche questa mia parte di relazione con quell'elenco che è stato appena tolto dallo schermo, non occorre, nel quale, come forse avete visto, fra i ben 38, li ho contati, tipi di personaggi che Magyarov in Vita e Destino, eccoli qua, elenca come umanità che Chekhov inserisce nella sua opera, troviamo per ben 2 volte i forzati di Sakhalin. Nel primo elenco alla fine, quindi in una posizione anche di rilievo, e nel secondo sono inseriti assieme agli altri. Dunque abbiamo in questi due brani del romanzo abbiamo ben 2 opere di Chekhov che vengono praticamente citate direttamente, quasi con il nome della loro opera, per cui la questione, che pure mi sembra scontata se Chekhov avesse meno letto Ostrov Sakhalin, trova una conferma, fosse necessario, anche in questa presenza dei forzati di Sakhalin negli elenchi in Vita e Destino. Naturalmente non posso contestualizzare ora queste due opere e non posso sviluppare in un discorso coeso la mia analisi per questioni di tempo. Mi limiterò a evidenziare alcuni momenti, riservandomi poi in futuro di svolgerli con il respiro che a mio avviso meritano. Tutti sappiamo, penso, che Anton Chekhov, dopo un lungo e faticoso viaggio, iniziato nell'aprile del 1890, ai primi di luglio sbarca sulla remota isola di Sakhalin, trasformata in una gigantesca colonia penale. Vi rimane sino all'ottobre per fare il ritorno a Mosca via mare, fino ad Odessa, il primo dicembre, sempre del 90. Vasily Grossman, invece,
Nell'agosto del 1941 parte volontario per il fronte come cronista di guerra. Nella tarda estate del 1942 è nella Stalingrado assediata e dopo la sconfitta delle armate tedesche ne segue la ritirata e raggiunge Berlino nei giorni della caduta del Reichstag, passando per la città natale di Berdichev in Ucraina ed entrando nel lago nazista di Treblinka appena liberato. Parliamo dunque di opere scaturite da due esperienze estreme che allontanano a lungo i due scrittori dall'ambiente, dalle abitudini, dalla quotidianità e dal loro lavoro. Per entrambi fu una scelta volontaria, fortemente voluta, affrontata dopo una scrupolosa preparazione e con un coraggio e una resistenza fisica e psicologica eccezionali e anche inattesi, in considerazione anche delle condizioni fisiche e dello stesso carattere dei due scrittori. Entrambi agirono con concentrazione, con lucidità, con uno spirito di osservazione straordinario e con una grande partecipazione e coinvolgimento sul piano umano. Chekhov fu mosso, e questo è un tema ben noto, su cui pure non mi soffermerò più di tanto, dal desiderio di dedicarsi alla scienza, troppo trascurata per la letteratura. Ma c'era in lui anche una forte insoddisfazione per la routine quotidiana, per un lavoro che finiva per esaurirsi nella belletristica, come scriveva egli stesso, e nel Gazetten-Humorismo. Parto non per raccogliere osservazioni e impressioni, scrive in una lettera, ma per vivere 6 mesi come non ho vissuto fino ad oggi. Чтобы пожить полгода так, как я жил до сих пор. Ho voglia di un lavoro più consistente. Хочется поработать покрупнее. Работать покрупнее. E c'erano, non ultime, motivazioni di carattere etico e civile, un senso di responsabilità rispetto a problemi che lo tormentavano da tempo, come quello della condanna a vita, che è d'altronde riflesso nel racconto Paris, scommessa dell'88, e che sono presenti questi temi con una certa frequenza anche nella stampa dell'epoca. Grossman, d'altra parte, allo scoppio della guerra, è reduce da innumerevoli traversie personali, familiari e politiche. Vive in modo tormentoso e contraddittorio il rapporto con il regime e le proprie origini borghesi ed ebraiche. Il 7 luglio del 1941, Berdichev, dove ancora viveva la madre, come ha ricordato anche Emanuele Boschiero, che egli non era riuscito a portare a Mosca, cade in mano tedesca. La sua crisi si acuisce e si salda al desiderio di essere partecipe e attivo in quel momento di emergenza nazionale. Pur esentato dal servizio militare in quanto membro dell'Unione degli Scrittori, egli chiede di arruolarsi volontario come soldato semplice. David Ortenberg, direttore del quotidiano dell'Armata Rossa, Krasnaya Zvezda, ottiene di poterlo impiegare come corrispondente di guerra. Queste esperienze ebbero per entrambi gli scrittori conseguenze positive anche sul piano personale, a cui in questo momento non c'è tempo di accennare. Mi limiterò a dire 2 parole sul loro riflesso nella successiva produzione letteraria. Chekhov lavorò più di 2 anni ai materiali riportati dal viaggio. Nel 93-94 Ostrov-Sakhalin, con il sottotitolo Putevye zamietki, appunti di viaggio, uscì pesantemente censurato su Ruskaya Myslj di Alexei Suvorin. Il testo compiuto uscì in volume nel 95. L'esperienza non fu ripresa in modo diretto nelle opere successive, ma tutta la prima metà degli anni 90 è sotto il segno del lavoro su Sakhalin. Nominiamo almeno Duel del 91 e Silkie del 92 e ovviamente Palata Nomer 6 sempre del 92. Gli articoli di Grossman invece uscirono in tempo reale su Krasnaya Zvezda, mentre dei diari scritti al fronte in epoca sovietica non fu mai permessa la pubblicazione. Nel 1947 furono raccolti nel volume Годы войны. In italiano, segnalo a chi volesse leggerli in italiano, ampi stralci di questi articoli e anche dei diari sono nel volume Adelphi, uno scrittore in guerra. L'esperienza, le tematiche e la rielaborazione di molti brani degli articoli e dei diari, come è noto, poi confluirono nei romanzi di Grossman, Zaprava e Ziela per una giusta causa e Žizni sudba, vita e destino. Ora,
ancor più delle analogie, per così dire, esteriori fra gli articoli del fronte di Grossman e l'isola di Sakhalin di Chekhov, mi sembra che l'accostamento, che questo accostamento sia legittimato anche, se non soprattutto, da motivazioni intrinseche alle opere stesse. Il genere, innanzitutto, sono opere che non si possono definire tout court né reportage di viaggio, né trattato scientifico per Chekhov, né giornalismo di guerra per Grossman. Potremmo ascriverle alla cosiddetta in russo documentarne letteratura, ponendo però uguale accento su entrambi i termini documentarne e letteratura e riconoscendo come l'unicità del loro genere sia legata a elementi di natura estetica. La mole di informazioni che troviamo nelle due opere in questione è enorme. Il libro di Chekhov ci dà una descrizione precisa e competente di Sakhalin, con la sua popolazione di forzati, esiliati, coloni liberi, indigeni, e sotto il profilo geografico, climatico, naturalistico, storico, etnografico, economico, antropologico, penale, giuridico e non so se li ho elencati tutti. Allo stesso modo, gli articoli di Grossman descrivono nei loro vari aspetti, strategico, militare, geografico, eccetera, le note vicende belliche, gli eventi sul fronte orientale, la lunga battaglia di Stalingrado e l'avanzata dell'Armata Rossa fino a Berlino. Le informazioni, in entrambi i casi, sono frutto, oltre che di studio, di un'esperienza personale che coinvolge in modo totalizzante la vita dei due autori per un lungo periodo e sono state raccolte con un lavoro sul campo meticoloso, faticoso, attraverso un contatto diretto e difficile, vuoi con gli abitanti dell'isola, vuoi con i combattenti al fronte. Tuttavia, entrambe le opere non si possono ridurre alla somma dei fatti e delle informazioni in esse contenuti. Essenziale risulta piuttosto l'immagine complessiva della realtà rappresentata, che si crea innanzitutto con mezzi compositivi. La grande mole di materiale che confluisce nei testi e va a formare una struttura organicamente coesa e unitaria. E questo accade non in virtù di una scontata, direi, espressione del generale nel particolare, quanto in virtù dell'accumulo di fatti omogenei, dati, informazioni, aneddoti, dal loro strutturarsi in un quadro d'insieme in cui una serie di motivi si intrecciano, si intersecano, si riecheggiano e si compattano sul piano compositivo. In nostro Sakhalin troviamo un intrinseco legame fra letteratura e documento. Il loro sostanziale, nel senso proprio di sostanza, realizzarsi dell'uno nell'altra, che come sappiamo pochi decenni dopo, quando la letteratura sembrerà perdere la propria voce dinanzi a tragedie indicibili, troverà proprio nella forza del documento una chiave per addentrarvisi. Non a caso Chekhov, a differenza di Grossman, non sfrutterà questo materiale per la sua bellettristica, fra virgolette. Gli orizzonti della raffigurabilità della vita e della storia non si erano alla sua epoca ancora a tal punto ristretti. Di fronte alle grandi tragedie del secolo scorso, Grossman invece, e con lui molta letteratura della sua epoca, troverà in quella che nel suo esperimento estremo Varlam Shalamov chiamerà tout court letteratura documento, una possibilità per non arrendersi al silenzio. I procedimenti che i nostri due autori pongono in essere per ottenere questa sorta di trasfigurazione del loro materiale grezzo, seroi, così lo chiama Lazarev, così chiama Lazarev il materiale che Grossman trae dalle sue interviste, questi procedimenti sono numerosi. Penso ad esempio a quelle che Eteni, parlando di Treblinski-Hatt, chiama trasgressioni rispetto al genere del resoconto o della registrazione, e fra queste l'esagerazione, la trasmissione delle emozioni, la de-eroizzazione dei personaggi, la descrizione dei paesaggi, la metafora. Ma soprattutto, e solo di questo potrò ora parlare brevemente, spero, altrimenti lo rimanderò a un futuro studio,
vorrei parlare brevemente del massiccio utilizzo di una cosa che Manuel Boschiero ha già accennato, ossia il massiccio utilizzo di liste ed elencazioni. È un priom che sia per Chekhov che per Grossman è stato oggetto di studio, di numerosi studi. Qui vorrei menzionare anch'io almeno l'attenzione che rispetto a Grossman gli ha dedicato Anna Bonola, ma che io vorrei presentare, se ho ancora qualche minuto, e questa è una domanda al professor Garzonio. Se ho qualche minuto vorrei... Oh, mi hanno ecco, adesso posso parlare, sì, abbiamo sì, ancora... dimmi. Ho qualche... sì, è stato muto... Quanto ho? 5 minuti? Aspetta. Abbiamo 3 minuti. 3 minuti, va bene, dai. Ok. 3 minuti. Qui abbiamo... Sì, va bene, grazie. Aspetta. Va bene, abbiamo... tre brani da Ostrosakhalin che ci fanno vedere come innanzitutto no, il primo Manuel, ecco, come in realtà il risultato dei dati raccolti da Chekhov venga a costituire all'interno del libro qualcosa di equivalente a delle liste per la sua funzione poetica. Chekhov lo fa molto raramente, quindi lo potrebbe fare, degli schemi, degli elenchi da trattato scientifico, e invece li inserisce nel testo con una ripetizione quasi di formule, quasi standardizzata di formule. Guardate in questa ad esempio. Chi si era insediato in questo circondario nel 1881 se n'è già andato, di quelli arrivati nell'82 ne sono rimasti solo 6, 4 sono arrivati nell'83, 13 nell'84, 66 nell'85. E questo è un esempio abbastanza blando, perché a volte i risultati di queste interviste, ricordiamo che Chekhov fa addirittura un censimento nell'isola, casa per casa, isba per isba, e nelle prigioni, persona per persona, dividendo per sesso, età, occupazione. Ecco, tutti questi risultati vengono inseriti in questo modo, quasi come delle litanie in un certo senso, all'interno del testo, e intervallati con un ritmo che si crea molto forte, molto sensibile dal punto di vista poetico, che si crea alle sue osservazioni, a dei periodi in cui invece il discorso riprende a fluire in maniera normalmente strutturata. E questo è un esempio. Il secondo esempio è questo, che è un esempio molto, molto semplice, è una piccola lista invece che ricorda quelle molto più lunghe tuttavia di Grossman nella descrizione della cella comune. Ecco, qui la vedete, l'atmosfera della cella comune viene descritta attraverso queste righe di azioni e dati e semplicemente elencati. Tuttavia ho scelto questo perché è breve, ma ce ne sono di più lunghe. Scusate, questa è la traduzione a Delphi di Ostrosakhalin. La terza è forse la più interessante per noi. Qui abbiamo la descrizione di una piccola città in cui vengono elencate le strade. Prima vengono elencate le strade della città. La via Sisovskaya, chiamata così perché un po' in disparte vi sorge l'isba della colonna Sisovaya, e poi la via Kriptovaya, la Malarassiskaya, qui la traduttrice ha dovuto spiegare, cosa che non c'è ovviamente in Chekhov, la via dei piccoli russi, gli ucraini, che a Rikovskaya non sono affatto pochi. Poi Chekhov inserisce un'osservazione personale in quella che è una descrizione, una relazione di dati
scientifici, in questo caso la descrizione della città, scusate. Un'osservazione sui cognomi pittoreschi. C'è molto, molto di Gogol anche in queste descrizioni e qui in questi cognomi ucraini ancor più, penso che tutti lo riconosceranno. Elenca questi cognomi, poi passa alla descrizione della città, della cittadina, in cui, come vedete, si sofferma a descrivere il mercato. Ma come descrive il mercato? Lo descrive prima nel modo in cui lo immaginiamo. Lo immaginiamo. Когда проходишь по площади, то воображение рисует. L'immaginazione disegna, crea. E nell'elencazione di Chekhov, tra l'altro, abbiamo una serie di azioni che purtroppo nella traduzione diventano sostantivi e si perde la dinamica di questa scena. Как на ней шумит веселая ярмарка, раздаются голоса усковских цыган, торгующих лошадьми, как пахнет дегтем, навозом и копченой рыбой, как мычат коровы и così via. Но мирная картина рассеивается в дым, когда слышишь вдруг опостелевший звон цепей и глухие шаги арестантов и конвойных, идущих через площадь тюрьму. Il quadro di questa piazza è dato prima nell'immaginazione e poi nella realtà con quel rumore che è una sorta di motivo di filo rosso che attraversa tutta Ostrov-Sakhalin e questi soldati e questi forzati che attraversano la piazza. Come vedete, la relazione dei dati si mescola in maniera assolutamente inestricabile a un qualche cosa che è letteratura, che è ricreazione di questa realtà. Per quanto riguarda Grossman, la citazione è lunga ma non la leggerò, dirò soltanto che ho scelto l'articolo Ucraina Biesevriev che fu rifiutato da Stella Rossa, sì, da Krasnaya Zvezda. L'ho scelto solo perché mi sembrava quasi antologico, nel senso che ci permette di vedere le dimensioni e la struttura delle elencazioni cecoviane che in questo caso appartengono senz'altro a quelle che Umberto Eco nella Vertigine della lista chiama liste poetiche, ma addirittura a quelle liste, a quelle elencazioni iperboliche che si trasformano veramente in una vertigine, in un Krugovarot, come viene tradotto in russo il testo, il titolo del testo di Eco, che ha un effetto quasi di fascinazione, racchiuso proprio nella musica e nel ritmo. Simon Markis parla di lamento funebre in questo caso, in cui Grossman, non potendo abbracciare tutta l'umanità distrutta, uccisa dalle stragi naziste, ne dà però un elenco assolutamente ridondante, assolutamente sovrabbondante, cerca di racchiudere tutto quel mondo all'interno di questo elenco. E subito dopo si cambia la struttura, dopo tre righe cambia la struttura, abbiamo un altro elenco che ha una struttura diversa perché è formato da una serie di frasi, ma che dà un giudizio su questo ubistva, su questo assassinio, sulla qualità straordinaria e nuova nella storia dell'umanità di questo genocidio. Ho finito. Grazie per l'attenzione. Si suol dire. Benissimo, grazie per i bellissimi interventi, tutti molto ricchi di prospettive e di materiali, e quindi penso che poi ci sarà occasione di una riflessione nell'ambito della discussione che seguirà.
discussione che seguirà dopo il terzo e ultimo intervento di questo pomeriggio, che è intervento di, non ci sono i nomi qua, penso, non so, Domenico Franzoni. Daniele. Daniele Franzoni, Daniele. Yuri Trifonov e Anton Chekhov. Allora lascio la parola a Daniele Franzoni. Sì, molte grazie, buonasera a tutti, grazie di aver agli organizzatori per questa bella conferenza e di aver accettato il mio contributo che, come ha già detto il professor Garzoni, avverterà sulle tradizioni cecoviane nell'opera più matura di Yuri Trifonov. Ovviamente un confronto fra due autori così complessi e importanti richiederebbe una disamina molto più approfondita di quella che mi consente lo spazio che mi è concesso. Quindi il mio scopo odierno è più che altro fornire una breve analisi e lanciare degli spunti poi per eventuali studi o discussioni future. Dunque, a livello tematico è ben noto che il nucleo centrale sia dell'opera di Chekhov sia dell'opera di Trifonov è indubbiamente la crisi personale e la crisi del mondo che circonda gli eroi. E questo non stupisce, visto che sia Chekhov che Trifonov si trovano a vivere in due periodi di forte crisi storica. Chekhov vede il tramonto dell'impero zarista, quindi della Russia dei Ramanov e di tutti i suoi tipi sociali in favore di questo nuovo capitalismo che sta gradualmente entrando in Russia e di questa prima borghesia russa, mentre Trifonov vede la crisi del sistema sovietico e soprattutto è uno, secondo me, dei più raffinati interpreti della caduta dell'utopia. Cioè, in URSS ormai negli anni 60-70, nel radioso avvenire, non ci credono più. E Trifonov è un acuto osservatore di questo tipo di fenomeno. L'archetipo, cioè il protagonista tipo sia di Chekhov che di Trifonov, è un uomo di mezza età, di conseguenza mi verrebbe da dire, spesso invischiato in situazioni speciosissime, ricolme di inerzia esistenziale, a causa delle quali è profondamente infelice e insoddisfatto, e non di rado, a causa di questo, è diventato anche un cinico e un disilluso. E ci sono moltissime citazioni che corroborano questo tipo di personaggio. Ad esempio, ho scelto una delle più famose, Astrov, nella scena iniziale di Zio Vania, che in maniera quasi programmatica nota che la vita è di per sé stessa noiosa, stupida e sporca. Soffoca una vita così. E qui è riassunta una buona parte delle atmosfere cecoviane. Infatti la tragedia umana in Chekhov non è alimentata da grandi conflitti, dallo grandi scontri ideologici o dagli scontri di grandi volontà contrapposte. Non c'è nulla di tutto ciò in Chekhov. Piuttosto la tragedia molto più sorda è lo scarto fra l'esistenza presente e i sogni del passato. E questo trasforma lo scorrere della vita in una condizione accidiosa, che nel corso degli anni e a volte nei decenni, siccome i protagonisti sono dei degli uomini di mezza età, spesso si ingigantisce e si cronicizza. Un esempio sempre fra i più famosi, si può pensare a Zio Vania, che sacrifica la propria esistenza per sostenere la carriera di Serebriakov,
per poi accorgersi che il professore, per citare Ripellino, è un tronfio feticcio, una gloria di stoppa. Quindi c'è sempre questo sentimento di aver gettato via la propria esistenza. Oppure anche al protagonista del dramma Ivanov omonimo, che da un ardente idealista diventa un uomo deluso, affetto da ipocondria e che non sa fare altro che poi avvelenare la vita di chi gli sta intorno. Una delle forme che più di frequente assume la crisi nell'opera di Chekhov ruota attorno al dittico equivoco-disillusione. Cioè, i personaggi sono convinti di avere una determinata identità, di potersi identificare in un determinato stato di cose, ma a un certo punto poi scoprono che non è così. Nel finale del Professore di Lettere, uno dei racconti abbastanza tardi del 1889, Nikitin, il protagonista, prende coscienza del fatto che l'illusione in cui questa bolla in cui stava vivendo, fondata sulla sua realizzazione professionale di insegnante e il tanto agognato matrimonio con questa bellissima ragazza Magna, si è ormai esaurito. La realtà, la sua realtà ormai gli sta tremendamente stretta. E quindi la tranquillità e le precedenti certezze sono scomparse. E Nikitin sente che per lui, e cito Chekhov, non può che iniziare una vita nuova, nervosa, incompatibile con la felicità personale. Ma una nuova vita più vera, autentica, tanto che nel finale, nella chiusa del racconto, lui sul suo diario annota: sono circondato solo da volgarità e da altra volgarità. Non c'è nulla di più opprimente e spaventoso della volgarità. Devo fuggire di qui, fuggire oggi stesso, altrimenti uscirò di senno. E gli esempi di questo tipo di fratture in Chekhov sono veramente tantissimi. Tuttavia, e questo poi è un paragone, e questa è una cosa da tenere ben presente quando poi ci sarà il paragone con Trifonov, questi toni così crepuscolari, queste atmosfere così rarefatte, cariche di inerzia, non tolgono la speranza totalmente. Cioè nelle pagine di Chekhov c'è comunque da qualche parte una luce di speranza. Infatti difficilmente le situazioni sono senza rimedio e l'eroe, una volta che affronta questa disillusione, decide in qualche modo di accogliere il nuovo sé e di iniziare una nuova vita. Infatti, non a caso, Vittorio Strada definisce Chekhov, e cito, il poeta della transizione, del passaggio da una vita opaca e vischiosa a una vita libera e trasparente. Non sempre l'eroe ha la forza di ribellarsi, oppure fallisce il suo tentativo, come sempre, ad esempio, zio Vania con questi spari che vanno a vuoto contro Serebriakov, è proprio il fallimento di zio Vania e del suo tentativo di dire ok, questa situazione non mi sta più bene, voglio cambiare. Ma Chekhov comunque affida la speranza alle azioni di un altro personaggio, oppure più genericamente al futuro, perché Chekhov crede molto nel futuro, probabilmente anche sull'onda del modernismo che sta lentamente penetrando in Russia, o comunque sull'onda del pensiero scientifico. Comunque lui crede nel futuro. Il monologo di Sonia in tal senso è esemplare, perché lei
dice: tu ed io, zio, caro zio, vedremo una vita luminosa, meravigliosa, splendente. Noi ci rallegreremo e, commossi, ci volteremo a guardare le sciagure di oggi con un sorriso e riposeremo. Io credo, zio, credo ardentemente, appassionatamente, riposeremo. Vedremo tutto il male della terra, tutte le nostre sofferenze annegare nella misericordia che colmerà di sé il mondo, e la nostra vita diverrà quieta, tenera, dolce come una carezza. Quindi, qui una grande nota di speranza e un atto di fede, quasi, perché Sonia comunque è convinta di tutto ciò. Queste crisi esistenziali, quindi eroe di mezza età che sta in una situazione che non gli va, sono uno delle colonne portanti della poetica di Trifono. E presentano numerose analogie con quelle circoviane, medesimo tedio esistenziale, la medesima inerzia e i medesimi rimpianti. Molto forte è la tematica in entrambi e l'impronta di Chekhov si sente proprio tanto in questo atteggiamento di la vita è passata, si è portata via le cose più belle e ha lasciato solo questo grigiore che mi circonda. E i personaggi di Trifonof, anche loro, sono spesso uomini di mezza età, accidiosi, insoddisfatti, incattiviti, travolti da questa cappa della quotidianità brezhneviana e del grande conformismo, dell'opprimente conformismo di buona parte della società brezhneviana. E come esempio per portare qualche parallelo ho scelto Lo scambio, Abmien, di Trifonof, che è che può essere considerato un po' lo spartiacque nella sua carriera letteraria. Abmien è del 1969 e prima povest del ciclo delle Moskovskie povesti, e viene un considerato dalla critica un po' come il punto di svolta. Da qui in poi è il Trifonof più maturo, il Trifonof che poi riuscirà a produrre capolavori come La casa sul lungo fiume. Il protagonista dello scambio, Viktor Georgievich Dmitriev, è un anonimo funzionario di mezza età, anche lui bloccato in un'esistenza vischiosa e opprimente. Nulla lo soddisfa, né la vita familiare né la vita professionale. Cos'è figlio di queste... di cos'è figlia questa situazione? Delle scelte non fatte, del seguire la corrente, ciò che un altro grande della stagnazione, Vladimir Makanin, definiva con un neologismo samatiechnast, no? La samatiechnast gizni. E infatti Dmitriev che cosa fa? Da giovane si laurea, ma invece di accettare come le definisce nella povest, allettanti odissee che gli propongono, come ad esempio andare a lavorare in Turkmenistan, dato autobiografico della vita di Trifonof, perché Trifonof amava molto, è stato più volte in Turkmenistan ed era una terra che amava molto, Dmitriev resta a Mosca a lavorare in un laboratorio di una raffineria di un gas naturale. È una professione che lui non ama, anzi lo annoia, però gli conferisce una certa sicurezza economica e un suo status. Non solo, ma è un posto che gli aveva procurato il suocero in maniera anche piuttosto opaca, e quindi lui non può far altro che accettare, perché la pressione sociale poi è: ma guarda che bel posto,
di lavoro che ti ha trovato, che bella posizione, e che fai? Non lo accetti? Certo che lo accetti. Di pari passo procede la sua vita familiare. È pressoché indifferente alla moglie, Liena Lukianova, che è una donna opportunista e calcolatrice, tuttavia non ha avuto il coraggio di scegliere e di lasciarla per sposare Tania, una sua collega un tempo piuttosto avvenente con cui ha avuto una breve relazione clandestina. Da notare anche qui una forte influenza cecoviana nella descrizione di Tania, perché a un certo punto Trifonov si focalizza su Tania che cerca di raccogliere un oggetto e Dmitriev vede che anche lei ormai comincia a avere i capelli grigi. Non solo, ma Dmitriev ha ulteriori problemi in famiglia, perché non solo non ama più sua moglie, è del tutto indifferente a lei, ma sua moglie ha un rapporto estremamente teso con la suocera, Ksenia Fyodorovna. Tuttavia l'inimicizia fra queste due donne si risolve in un logorio fatto di battibecchi, di ripicche, di sgarbi reciprochi. Ma malgrado non si sopportino, la situazione è talmente tanto cristallizzata che nemmeno il cancro di Ksenia Fyodorovna e le tensioni riguardo lo scambio di appartamenti, che è la vicenda qui ruota attorno alla povest, riesce a modificare lo status quo. Quindi, se in Chekhov c'era una sorta di presa di coscienza da parte dei suoi eroi, in Trifonov questo non sembra avvenire. E infatti non a caso Mauro Martini nota, e cito, che la crisi in Trifonov è priva di esito tragico. La sua caratteristica è la pervasività, la sua capacità di avviluppare e con ciò stesso di ottundere senza lasciare scampo. Dmitriev è animato da tratti chiari cecoviani, si sente, è molto forte l'influenza. Tuttavia, se spesso i personaggi di Chekhov, almeno nel passato, erano stati persone di principio e si erano, diciamo così, persi per strada, Dmitriev no. Infatti, pur discendendo da una famiglia dell'intelligenza rivoluzionaria, il nonno era addirittura un vecchio bolscevico che era stato in carcere e conosceva Viera Zasulich, Dmitriev ha totalmente abbandonato la sua cultura utopistica in favore dell'utilitarismo e del materialismo con cui la moglie affronta la vita. È un passivo Dmitriev, si pone sempre passivamente nei confronti della vita e l'ha sempre fatto, è questo che lo differenzia dai personaggi cecoviani. È sempre stato solo un passivo Dmitriev. E infatti per lui non è un dramma rinunciare agli alti valori morali della sua famiglia per adeguarsi alla nuova URSS brezhneviana. Anzi, è quasi un processo di adattamento darwiniano. E infatti durante le sue riflessioni l'eroe si autoassolve e dice ma alla fin fine nella vita tutti hanno ingoiato i loro rospi e anch'io ho fatto lo stesso. Ed ecco la grande differenza fra i due autori. Se i personaggi cecoviani sono in qualche modo consci dei propri fallimenti e ci soffrono, Dmitriev è oltre questa fase, tanto che arriva persino a giustificare il proprio comportamento. Non ha quasi nessun rimpianto e dice a se stesso e agli altri, ma in fondo è così che doveva andare. Io non ci potevo fare niente. E tutto ciò che gli interessa è conservare questa
diciamo apparente e ipocrita normalità e rispettabilità. È tutto ciò che lo preoccupa. Un'ulteriore eredità della tradizione cecoviana nell'opera di Yuri Trifonov è l'approccio alla letteratura, che in entrambi gli autori non serve, come spesso accade invece nella letteratura russa, a trasmettere le grandi ideologie, cioè non sono Dostoevsky, Tolstoi o Gorky. Al contrario, entrambi lasciano il lettore libero di trarre le proprie conclusioni e di riflettere su se stesso. Non hanno un atteggiamento didattico, anzi, tutt'altro. E infatti non a caso Trifonov, in un articolo uscito su Vaprosi Letteraturi del 1972, diceva che lui si sentiva soddisfatto se con la sua opera fosse riuscito a far riflettere il lettore su almeno una caratteristica negativa. E qui riprende molto la traduzione cecoviana. Perché? Perché Trifonov costruisce le sue vicende servendosi soprattutto del tessuto di cui è fatta la quotidianità. E infatti la caratterizzazione così precisa e ricca di particolari del microcosmo dei suoi personaggi consente in maniera cecoviana a Trifonov di disseminare il testo di allusioni implicite al macrocosmo della società russa, facendo in modo che il fruitore, il lettore, sia chiamato a un continuo lavoro di decodifica e di ricombinazione degli indizi che vengono disseminati lungo il testo. Mi viene in mente, ad esempio, come parallelo, il fatto che Chekhov spesso menzioni il cibo, spesso faccia queste liste di oggetti e parallelamente Trifonov costruisce buona parte della caratterizzazione dei personaggi della casa sul lungo fiume descrivendo la bramosia di accumulare beni materiali che sono specchio del potere degli alti funzionari sovietici e del loro prestigio all'interno della società sovietica. E quindi, e qui concludo, si potrebbe affermare che i personaggi di Trifonov sono i nipoti ideali dei personaggi di Chekhov, che però non hanno neanche più la forza di ribellarsi alla loro condizione. Grazie per l'attenzione. Grazie a Daniele Franzoni per la sua interessante relazione. Ho una domanda, ma cosa c'è dietro a lei? Cos'è? Rambo? Distopia, fondo distopico. No, un'immagine distopica. Benissimo. Allora, a questo punto si apre diciamo, la possibilità della discussione e delle domande. Quanto capito, posso dire una cosa? Che io dovrei cominciare lezione adesso, quindi se potessi passare avanti a tutti, se qualcuno ha domande per me, così poi scappo a far lezione. Va bene, sì. Allora, grazie, partiamo da Trifono, partiamo dall'ultimo, da Trifono, va bene? Se ci sono degli interventi. Come sempre ricordiamo che occorre alzare la mano, ma ormai il pubblico credo che sia un pubblico allenato, siamo alla conclusione del secondo giorno, però intanto sì, questo. E poi forse anche di ricordare ogni volta per chi è la domanda in modo tale da attivare eventualmente il canale dell'interpretariato. Certo. Allora c'è Olga Sprachil, vedo che ha alzato la mano. Prego. Bisogna però attivarla. Buongiorno a tutti. Это все, что я знаю по-итальянски. Buongiorno.
Я на самом деле у меня вот лично к вам, по Трифонову, вопросов нет. Но, если честно, я просто хотела, чтобы вы услышали общее мое замечание, но это не замечание, а высказывание по поводу тех докладов, которые я услышала сегодня. Я просто, ну вот, благодарю вас всем сердцем за такой искренний и профессиональный интерес к русской литературе и культуре. Я вообще рада за Италию, потому что так много талантливых исследователей, которые так глубоко и с такой эрудицией говорят о серьезных вещах. У меня есть вопросы к другим участникам. К вам у меня вопросов нет. Спасибо за то, что вы сказали. Спасибо. Это меня очень радует. Спасибо большое. У меня есть другие вопросы, но я потом их задам. Хорошо. Еще есть вопросы к Даниэле Франзони тогда? А то перейдем к другим докладчикам. Va bene, allora io ringrazio tutti e fugo a lezione. Grazie ancora. Benissimo, grazie allora a Daniele Franzoni che ci lascia e passiamo quindi alla discussione degli altri interventi, se ci sono naturalmente domande, annotazioni. Prego, пожалуйста. Сейчас перейдем к другим докладчикам, поэтому можно задать вопросы по другим темам, по другим докладам. Кирилл Пегьячо. Да, пожалуйста. У меня целый ряд вопросов. Ага, целый ряд, да. И, во-первых, доклад «Чеховское о художественных произведениях Лосева» на меня произвел очень большое впечатление, и я благодарю докладчицу. Более того, я хотела сказать, что Запольский – это тоже, видимо, переиначенная фамилия Ивана Великопольского из рассказа Чехова «Студент». Я хотела спросить, на каком языке вы читали Лосева? Вы читали Лосева по-русски или вы читали Лосева по-итальянски? Giorgia, non riesci? È strano che tu sei coorganizzatrice. Ok. Carlo, non so, per non confondere i produttori, parlo sempre in italiano. По-русски, да. Лучше по-русски. Ah, ok. Да, да, тут есть его. По-русски, не знаю. Ok, la ringrazio ovviamente tantissimo per questo riferimento al cognome Zapolsky. No, ovviamente ho letto Losev in russo, perché non ci sono traduzioni della letteratura lusiviana per ora, e in generale anche di altre opere filosofiche di Losev. Sto iniziando io a tradurre qualcosa, spero che pian piano verrà conosciuta anche questa sua produzione letteraria. Прекрасное исследование, еще раз вот благодарность, я просто в восторге, потому что кроме Лены Тахугоди, племянницы Азы Алибековны, я не знаю, чтобы кто-то еще занимался прозой, вот этим двухтомником Лосева, поэтому я просто вот правда вот в восторге. Так что спасибо, к вам у меня все. Теперь вот дальше был доклад очень интересный коллеги из Новгорода, из Семеновой, о рецепции идей Шопенгауэра в творчестве Горького. Она нас слышит? Я не знаю. Да, я слышу. Я хотела поблагодарить вас за интересный доклад, и я хотела спросить, а знаете ли вы о том, что как-то Владимир Борисович Катаев высказал в одной из статей, сейчас не помню в какой, такое, ну, есть такая как бы версия, что соленый персонаж в
пьесе «Три сестры» – это, в общем-то, персонаж, навеянный Горьким. Потому что Чехов потом, уже когда он начал дружить с Горьким плотнее, то он был разочарован в некоторых моментах. И вот есть такая версия. Я хотела вот услышать ваше мнение. Спасибо большое за очень ценную подсказку. Нет, это пока прошло мимо моего внимания, но обязательно посмотрю. Да, отношения Чехова и Горького были очень сложными. Они не были однозначными. Не случайно я закончила 4-м годом, да? А, собственно, Горьковскую цитату о их различии – это вообще 99-й год. Поэтому вот как бы сложные взаимоотношения я тоже, ну, обошла стороной. Спасибо. Спасибо вам большое. Вот еще прекрасный был доклад «Гостиница уездного города». И тут у меня есть и вопрос, и я хотела кое-что сказать. Дело в том, что в Таганроге была конференция «Таганрог и провинция в творчестве Чехова». Вот такая книга вышла в 2012 году. И тут как раз есть кое-что о рассказе «Огни». И этот рассказ, он как раз... Считается, что описан Таганрог там, и там очень много реалий и примет Таганрога именно в этом рассказе. И я хотела сказать, что на самом деле это очень интересная тема, но в советской массовой культуре 20 века, хотя, собственно говоря, и у Чехова гостиница – это еще место встречи. Причем, то есть вы говорите больше о смерти, но это место любовных тоже встреч. И если вы помните, и в рассказе «Огни» там любовное свидание, ну, в общем, место для сексуального общения, и в «Даме с собачкой», и в и вообще это место встречи, рассказ «Перекати поле», там гостиница в монастыре, потом рассказ «На пути», там тоже проезжая комната. Поэтому для Чехова, мне кажется, тут не только смерть, но тут все-таки и встречи какие-то очень важные. И вот еще один важный момент. В 20 веке очень была популярна песня такого, ну, поэта, может быть, даже барда, которая начиналась так: «Ах, гостиница моя, ты гостиница». И написал эту песню, я вам скажу, кто. И написал эту песню человек, который, в общем-то, был известным поэтом. Вот, поэтому я вам советую посмотреть эту песню, и как бы тут вот этот сексуальный контекст гостиницы, он есть у Чехова, и он есть потом в советской культуре. Вот это очень важный момент. Ну, и там вот, доктор Стефано, вы упомянули баню, если я помню, правильно? Вы упомянули баню как тоже возможное место для общения. Но я хотела сразу предупредить, что в русской культуре баня имеет сакральное значение. Баня – это место мистическое, потому что в бане гадали, в бане там жили свои демоны, духи и так далее. Баня – это очень сложный такой локус, место. И в этом смысле как бы с баней все гораздо сложнее, чем с гостиницей. Вот, вот такое у меня замечание было к этому докладу. Поэт, о котором я говорила, Юрий Кукин, это советский российский поэт, музыкант, бард. И вот у него есть песня «Гостиница». Ну вот это вот мое как бы дополнение к докладу. Меня очень порадовал доклад Чехов в интерпретации Луначарского. Я ничего про это не знаю и сказать не могу.
кроме того, что это было очень интересно. И вот доклад Чехов у Гроссмана, вот у меня есть несколько, может быть, тоже комментариев, если позволите. Можно? Значит, во-первых, я хотела поблагодарить тоже за очень интересный доклад, но я хотела тут сказать вот о чем. Все-таки, когда вы совершенно верно говорили о причинах, которые побудили Чехова поехать на Сахалин, там было еще две причины, которые вы не назвали. Возможно, вы их знаете, ну просто не упомянули, но я просто повторю. В 1889 году у Чехова умер брат, он его похоронил, и вот тогда полностью оформилось его желание поехать на Сахалин, потому что он хотел оставить после себя что-то очень значительное и отдать свой долг медицине. Он считал себя должником перед медициной. И вот те повторы, структуры и формулы, о которых вы говорили, это все-таки элементы научной речи, которую Чехов вставлял в свое повествование, поскольку он хотел защитить остров Сахалин как диссертацию научную. Но Московский университет не принял эту диссертацию. Вот. Хотя вот это наблюдение и сравнение с Умберто Эко и с его «Вертиго» очень интересное, но самое главное, мне кажется, для Гроссмана это работает 100%, особенно в том отрывке, который вы показали. Убиты, 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 убиты. Это действительно художественный прием. У Чехова это все-таки то, что квалифицируется как non-fiction, и это по-английски это еще говорят investigative journalism. И в этом смысле я не знаю, насколько действительно это можно сопоставить. Но извините, я просто слышала перевод, я не видела вашего текста, но я подумала, что я просто это скажу. Вот. И еще я хотела сказать, ну, может быть, это все. А, и о музыкальности вот Чехова, я думаю, это очень перспективно и интересно. Это вот, по-моему, доклад опять Луначарского, потому что о музыкальности Чехова говорил в свое время Струве. Он говорил о повторах, как о музыкальных фразах, которые держат весь чеховский текст. И это вообще отдельно даже очень интересная тема для исследования. А вообще, конечно, grazie tutti. И большое спасибо вашим переводчикам. Они делают хорошее дело. Большое спасибо всем участникам. И вам, Джулия. Я вам очень благодарна. Имею в виду Джулию Маркуччи. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Не знаю, какие-то реплики есть. Мария Белинская ha alzato la mano. Vedo, там Гуидо Карпи просто. E Guido Carpi anche si era prenotato, sì. Да-да-да. Тогда, пожалуйста, Белинская, пожалуйста. Не вижу ее. А. Но. Что? А, слышно, да? Окей, да. Да, у меня вопрос. Даже не вопрос, а такой вопрос размышления, адресованный Марко Каратоцу. Se leggo bene. Можно по-русски, да? Или по-итальянски? Да, вот очень интересный доклад, и вот, вот эта связь провинциальной гостиницы со смертью, да, с концептом вот смерти. Но вот мне вспомнилось начало рассказа чеховского «В мужиках», где главный герой Николай Чекильдеев идет по коридору как раз,
о чем вы говорили, и он падает и роняет, вот что у него там было, горошек с чем-то. После этого его выгоняют с этого места, и вот начинается его как бы путь к смерти, потому что он возвращается в свою деревню и умирает. Можно найти, да, наверное, ту же самую связь, но при этом это же Славянский базар, это гостиница в Москве, да. Вот у меня такой вопрос появился, вот что касается Чехова, правомерно ли проводить вот такую, как сказать, вот эту классическую оппозицию между провинциальными гостиницами и московскими, потому что у Чехова есть же рассказы, которые вот... Как раз, возможно, мы найдем те же самые характеристики и в московских гостиницах. Вот насколько это вот эта вот граница между провинциальными и московскими, она вот очевидна для вас? Giulia, devo rispondere in italiano, giusto? Allora, avevamo deciso questo, ma come vogliamo, tanto c'è comunque l'interpretariato. Allora, sì, il... Allora, la questione è proprio dell'albergo di provincia, cioè Ujesny Gorod, Gastinica Ujesnava Gorod, che ha delle funzioni, a mio avviso, diverse, perché diversa è l'intenzione del soggetto che arriva in questo tipo di albergo. L'albergo della capitale... anche per Chekhov aveva tutt'altra aveva diciamo tutt'altra funzione. Nell'albergo di provincia generalmente il soggetto nei racconti chekhoviani arriva per svolgere un compito che non è l'incontro sessuale, perché solo in uno dei tre racconti che io ho descritto avviene l'incontro, questo tipo di incontro nell'albergo di provincia. L'albergo di provincia è l'unico degli alberghi della signora col cagnolino in cui non avviene l'incontro amoroso, no? Il soggetto arriva, quindi svolge una funzione e poi se ne va. Quindi è proprio in questo tipo di luogo che avviene il primo incontro con una possibile morte. Ecco, cioè io volevo differenziare, e in questo senso si può parlare assolutamente di una sorta di granizza miezdu stalizzei i provinziei, però ecco, per esempio l'albergo di questo tipo di città è molto diverso dall'albergo del curort, dove il soggetto va presumibilmente anche per incontri amorosi e si trattiene più tempo. Jana diesto atvietil. Va bene, grazie. Grazie. Хорошо. Тогда дальше у нас господин Карпи, по-моему, сейчас. Пожалуйста. Grazie. E io comincio con una curiosità che rivolgo a Marco, e con cui penso che parleremo poi di questo suo progetto, perché veramente è molto molto interessante. Sono proprio curioso di sapere come intende svilupparlo. Volevo chiedergli lui che spazio intende dare a Gogol in questo schema, perché l'albergo di dell'Ujesny Gorod in Gogol è, secondo me, proprio il prototipo, no? L'inizio di Mjortvi e Dusci, o anche in Revisor, perché per esempio in Pushkin, se non ricordo male, cioè le prime cose che mi vengono in mente sono di tipo un po' diverso, sì, il Pastajali Dvor, tra l'altro sì. In epoche anche piuttosto passate, mi viene in mente per esempio Grigori quando scappa dal monastero, che per fuggire oltre frontiera nel Boris Godunov c'è una scena in un... ma sono forme di ricetto per viandanti premoderne, oppure Grinyov e Pugachev, no? Cioè, a me sembra che proprio il prototipo di ciò di cui tu parli sia l'albergo del Revisore e delle Anime Morte, che però si trova poi a interagire con
con autori diversissimi, le cose di cui tu hai parlato, che detto, sono molto lontane da Gogol. Quindi, ecco, questo mi piacerebbe sapere. Poi, ecco, avevo una curiosità anche per Giorgia. Questa vena cecoviana in Losiev, come mai Losiev aveva tanto interesse per un autore che rappresenta alla fine anche un po' l'abbandono della letteratura russa da parte della letteratura russa del sostrato ontologico, del rivolgersi alle domande ultime, cosa che invece a Losiev mi sembra interessasse anche parecchio. Tutto mi sarei aspettato fuorché un interesse proprio per Chekhov, ecco. E poi una cosa per la collega Simeonova, che torno a ringraziare per il Daclad su Schopenhauer. Una cosa, ecco, che ci sono dati precisi, io ne parlo da profano, sulle letture schopenhaueriane da parte di Chekhov, perché per esempio per Tolstoi è abbastanza facile seguire, insomma, il suo interesse per Schopenhauer. In Chekhov questa cosa è possibile seguirla con una certa precisione? Grazie. Allora, я тогда сразу отвечу на этот вопрос. Все-таки я, как грековед, да, не изучил эпистолярное наследие Чехова, но то, что при подготовке доклада мне удалось посмотреть, я не могу сказать, какие конкретные работы и когда прочитал Чехов. Здесь я не случайно взяла замечательную работу Сергея Бочарова о Чехове и философии, как бы с опорой уже на этот текст. Но можно предположить, что Чехов, интеллектуал своей эпохи, он не мог просто не читать тех работ, которые, как я цитировала, да, джентльменский набор своего времени. Вот. Поэтому вот такой могу предложить ответ на вопрос. Vado io adesso? Ditemi voi. Allora sì, Guido, effettivamente è abbastanza lampante, tanto più che, come ricordavo, in uno dei racconti che ho preso in considerazione, cioè Agni, lui parla proprio di Gorad N, quindi si infila in una tradizione che è ovvio che è quella gogoliana. Tuttavia a me sembra che ci sia una qualche differenza, nel senso che nella seconda metà dell'Ottocento l'albergo della città di provincia assume un po' questa connotazione di posto molto squallido, non solo molto squallido, però anche il posto dove si hanno le prime avvisaglie di una rottura. Va bene? Quindi ha proprio una funzione etica che forse in Gogol non ha. Tanto è vero che anche le funzioni sono un po' diverse, perché sia Cicicov che Plestakov giungono in quell'albergo, ma non per poi tornare indietro nella loro città, andranno poi in un'altra direzione. Peraltro la scelta di quelle città è anche abbastanza casuale, mentre invece in questi testi di Chekhov la città ha proprio un motivo importante, no? Gurov sa che lì ci abita Anna, Nikolai Stepanovich sa che a Kharkov può trovare notizie sul futuro genero. Vorrei sottolineare anche che su questo tema dell'albergo di provincia, in particolare proprio nella seconda metà dell'Ottocento, si innesta anche il motivo del teatro di provincia, no? Che è un teatro un po' squalificante, magari per le attrici, un altro di questi esempi ce l'abbiamo in Saltykov-Shchedrin. Quando appunto si parla dell'infausto destino delle due nipoti di Arina Pietrovna, che vanno a fare le attrici di teatro, ma solo nei circoli provinciali, Saltykov-Shchedrin descrive molto gli incontri che queste hanno in questi hotel, in questi alberghi di provincia, fino addirittura a diventare loro stesse come delle prostitute, insomma, e quindi volgarizza notevolmente questo passaggio fino alla morte, perché poi la scena del
suicidio di una delle due, che è una scena terribile in cui una praticamente inghiotte, cioè, vi ricordate, tutte e due vogliono suicidarsi, ma una sola inghiotte il veleno pensando che l'altra lo faccia, l'altra invece alla fine cambia idea. E tutto questo avviene proprio in stretto rapporto con questi luoghi che loro frequentano, che sono proprio i teatri e gli alberghi di provincia. I teatri per questi spettacoli che poi sono spettacoli in cui loro devono esibire la loro sessualità, tutto sommato, e gli alberghi per gli incontri di tipo, di altro tipo, insomma, non certo incontri filosofici, diciamo. Quindi credo che il cronotopo diventi poi complesso nella seconda metà dell'Ottocento, ma vi ripeto, sono all'inizio di questa ricerca e grazie comunque per tutte queste osservazioni, perché mi aiutano. Anche perché immagino che questa ricerca presupponga la composizione di una tassonomia molto precisa dei certo. vari tipi di ostello, di albergo nei quali ci si poteva trovare. Tu prima hai ricordato il Pastajali Dvor, che è già un po' un'altra cosa. E sì. Noi in realtà sappiamo poco dell'aspetto bytavoi di questi luoghi, di come erano gestiti. Molto interessante. Sì, è vero, non è un argomento molto studiato, quindi, però Chekhov dà un grande contributo. Insomma, poi, leggendo la dama, la signora col cagnolino, effettivamente viene in mente questa cosa, perché lì ci sono tre tipologie di albergo. C'è lo Slaviansky Bazaar, che è l'albergo per gli incontri moscoviti. C'è il luogo, l'albergo di Yalta, che è il curort, quindi il luogo dell'indeterminatezza, dove insomma tutto è possibile, avvengono i primi incontri. E poi c'è questa città di Es, dove c'è questo albergo, dove lui arriva e insomma ha queste sensazioni un po' di morte, ma non di morte fisica, ma della morte di un rapporto che in effetti va incontro alla morte, perché va incontro a una sorta di eutanasia, sostanzialmente. È un rapporto che non ha, a mio avviso, non ha nessun rinvigorimento, come invece si è anche sostenuto. Bene, adesso credo che sia Simondi deve rispondere. Se non era. Sì, grazie per questa domanda. In effetti era un punto fondamentale che mancava nel mio intervento. È un po' difficile rispondere a questa domanda, secondo me, ecco, si potrebbe rispondere così, perché è proprio Chekhov che viene ripreso da Losev. Innanzitutto Losev negli anni, nei primi anni 10, negli anni 20, frequenta il teatro, rimane impressionato da Chekhov, ma ne apprezza soprattutto, secondo me, l'introspezione psicologica, e ha questo interesse proprio per la descrizione psicologica, che costituisce anche una fase della produzione di Losev, che studiava all'Istituto Psicologico di Mosca, che ha anche scritto qualche articolo proprio sulla psicologia, quindi gli interessava questo aspetto. Successivamente, quando ogni 20, anni 30, insomma, con un pensiero un po' più maturo, invece vede in Chekhov questa frattura tra la fine del vecchio mondo e l'apertura, l'inizio di una nuova epoca. Gli interessa, secondo me, soprattutto l'aspetto della crisi, che viene infatti poi ripreso. Adesso mi ero un po' affrettata nell'intervento, non avevo tempo, ma c'era anche questo punto sull'uomo che ha perso contatto con il mondo degli oggetti, l'uomo dell'astuccio, che poi viene ripreso anche in un paio di racconti joseviani, e questo tema torna sempre frequentemente. Quindi, ecco, direi che potrei rispondere così. Benissimo. Bene, ci sono altre due mani alzate, una è Alexandra Semyonova e poi Manuel Boschero.
Ну, у меня, может быть, не вопрос, коллеги, реплика. Во-первых, я благодарна всем за второй день конференции. Это интеллектуальный пир. Я хотела бы буквально реплики озвучить. Во-первых, по поводу доклада о Луначарском, да, о Чехове. Из статьи Луначарского 25 года «Идеология является доминирующей в литературе». И вот мне кажется, что в 20-е годы Луначарский осмысливает Чехова, и это некий знак смены определенной радикальной революционной идеологии. Поэтому, мне кажется, очень так продуктивна эта мысль в своей перспективе, исследование в своей перспективе. По поводу уездного города. В «Мертвых душах» у нас губернский город. Губернский город, в котором живу я, Великий Новгород, да, когда-то просто Новгород, это столица губернии. Это такая в кавычечках, но столица, это немножко совсем другое качество жизни. А вот уезд – это провинциальная провинция, еще и наверное, в квадрате, и в степенях. Поэтому вот это, мне кажется, очень важный аспект, и в этом смысле доклад Марка очень интересен, потому что это уже тогда некий тупик, из которого просто дальше пути нет. И здесь не удержусь, простите от реплики, опять же, Горький, городок Акуров. Цитата одного из героев. «Вся Россия – государство, несомненно, уездное». Это его спор с Буниным, да, что есть Россия, государство уездное. А эпиграфом Кокурову он берет, ну, правда, псевдоцитату из Достоевского «Уездная звериная глушь». То есть мне кажется, что это очень важная такая символика, причем характерная всей русской литературе, где уезд воспринимается как что-то богом забытое. Спасибо. Ясно. Спасибо вам. Allora, Manuel Boschero ci sarebbe. Sì, io in realtà ho alzato la mano per Cinzia, quindi cederei a lei la parola che non riusciva a alzarla su Zoom. Benissimo. Allora Cinzia, non ti si sente? Non si sente? Eccomi. Ecco, ora va bene. No, mi proponeva dei cuoricini al posto delle manine, per cui ho preferito avere a mano. Potevano andare bene lo stesso, eh? Vi ringrazio tutti. No, volevo dire due cose a proposito ho aspettato troppo forse, delle domande che, delle osservazioni che ha fatto Olga Spacci, giusto? Ho detto bene. A proposito della mia relazione. Per quanto riguarda le motivazioni che spinsero Chekhov a Sakhalin, ma senz'altro io avevo detto molto, molto, molto en passant che è noto, è un tema ben noto, il desiderio di, anche il senso di colpa di Chekhov nei confronti della moglie scienza a favore dell'amante letteratura, è una cosa molto nota, e il fatto che effettivamente lui chiami questo lavoro spesso dissertazia, che addirittura, sembrava addirittura avesse qualche remota e poi non realizzata si prospettiva accademica. E, il discorso che volevo sottolineare è un altro, cioè non era importante per me oggi, e non potevo farlo, esaustivamente esporre tutte le circostanze che hanno così portato Chekhov ad affrontare questo viaggio, o nel caso di Grossman a partire per il fronte, visto che è stata una sua, come ho detto, una sua decisione, una sua scelta e non una necessità. Quanto mostrare come questo contrappunto fra queste due opere, risultato, che sono scaturite da due esperienze, come queste esperienze in realtà appunto si pongano quasi in un rapporto di contrappunto che secondo me arricchisce il dialogo fra le due opere che abbiamo oggi dinanzi e quindi anche così il legame fra questi due scrittori. Invece il discorso degli elenchi, certo, in Grossman questo aspetto assume un carattere molto più, che si impone in maniera molto più forte, molto più evidente e a volte anche passa proprio in quella che Eco chiama vertigine.
così, è una sorta di ingordigia anche parla in senso naturalmente senza, non di giudizio, ma di lista, vertigine, vortice. In Grossman questo è pervasivo. L'elenco che io ho tratto da Ekaterina Bieseriev è senz'altro esemplare, ma non è unico, non è assolutamente unico, perché se noi andiamo in tutti gli articoli del fronte, ma anche nei romanzi, nei racconti, troviamo veramente una pervasività di questo elemento della poetica grossmaniana, che è senz'altro molto superiore a come sia in Chekhov. E tuttavia, questo è un mio parere, forse non tutti sono d'accordo, ma tuttavia mi sembra che anche il nostro Sakhalin, quelli che sono indubbiamente dei dati scientifici, sono i risultati, cosa che non era per Grossman. Grossman raccoglieva dati dalle interviste e aveva accumulato un grande numero di dati da un suo studio veramente della strategia, della tattica militare, ma lo scopo di Chekhov era diverso. Lui voleva raccogliere dati per compilare appunto un testo che documentasse l'isola, la vita sull'isola di Sakhalin e in particolare la condizione della colonia penale. Poi lui va molto oltre addirittura a questo scopo, e è una mole di veri e propri dati. E tuttavia quello che a me sembra è che come questi dati, il modo in cui questi dati vengono inseriti nel tessuto narrativo, risponde a una precisa scelta di Chekhov, che poteva inserirli in un altro modo. Vengono inseriti appunto in un tessuto narrativo, non proposti, elencati, mostrati, ma inseriti nel tessuto narrativo con delle forme che vengono a creare un qualcosa che a livello stilistico, a livello anche della funzione ritmica che hanno nel testo, della maniera quasi rituale con cui sono elencati, si trasformano in qualcosa che fa pensare al priom dell'elencazione, e che trasforma questo testo, la discussione sul genere di Ostro Sakhalin, non l'ho certo inventata io, fa pensare a questo testo come non semplicemente a una dissertazia particolarmente leggibile, non come un trattato scientifico, ma a un qualche cosa che si avvicina a un tipo di letteratura. E non è l'unico, ho elencato alcuni altri elementi, non è l'unico elemento che ci fa considerare, a mio avviso, parimenti importanti il termine letteratura e il termine documentale, entrambi i termini, e non l'uno come un aggettivo dell'altro semplicemente, fra cui appunto le metafore, le descrizioni. Non ho citato, mi sembra, ma la presenza della voce dell'autore, che si trasforma spesso in voce di un narratore, l'esagerazione, il pathos, questo è più in Grossman. Ecco, per cui non lo so se è così, però questo è il mio parere, quello che secondo me si può sviluppare con un'analisi più ravvicinata, che senz'altro è più complessa nel caso di Chekhov, nel senso che questo priom è meno evidente, è meno pervasivo. Non so se Manuel vuole bene. Bene, sì. Ci sono altri interventi. Более того, я думаю, вы очень во многом правы. И вот эта аналогия, она очень... Я боялась, что вы ушли. Нет, я здесь, я внимательно вас слушаю. Спасибо вам. Спасибо. Так. Ольга Викторовна, извините,
Покажите еще раз книгу о Таганроге и провинции. Я не успел записать название. Но на меня сентит. Сейчас. А вот так слышно? Да. Слышно. Вы знаете, я вам напишу, я вам библиографию дам. И, возможно, утром выступала Виктория Викторовна Кондратьева из Таганрога. Она была редактором этой книги. Может быть, у нее есть цифровой вариант книги. Хорошо. И там есть как раз статья. И одна реплика вот для Джорджии. Джорджия, а вы знаете, что Лосев Алексей Федорович и Чехов, они практически земляки. Они, потому что Таганрог входил в область одно время, в область войска Донского. А Лосев родился в Новочеркасске. А он родился в Новочеркасске. Это главный был город войска Донского. То есть они южане оба. И они там реалии у них очень сходные. То есть они еще и земляки. Все, спасибо. Спасибо вам. Bene. Forse, professore, ci possiamo avviare ai saluti finali? Non so se ci sono ancora altre domande. Giulia, posso fare una battuta? Prendo in prestito sempre le parole di Lunacharsky, che in quella famosa lezione in cui parlava di Karajanka e Chekhov ebbe a dire che Chekhov era un pessimo medico e per questo motivo si è dedicato totalmente poi alla letteratura, non lo so, forse questo ha parziale sostegno di quanto affermava Cinzia. Grazie Donatella. No, ma dai, insomma, forse non era proprio un pessimo medico, almeno nella sua pratica quotidiana. No, di medico, no direi. Medico di base, di medico di base. Ecco. Bene, allora... Se non ci sono altri interventi, innanzitutto ringraziamo i nostri da Clacciki, e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla vivace e interessante discussione successiva appunto ai vari interventi, e ringraziamo naturalmente gli organizzatori per questa ottima messa a punto anche degli aspetti puramente tecnici che hanno supportato. E con questo allora vi invito domani alle ore 9:45, giorno quindi mercoledì 12 maggio, per la prima sessione che sarà dedicata a Chekhov e il cinema. Chekhov e il cinema che si articolerà in due sessioni, una appunto mattutina e l'altra pomeridiana, e che terminerà con la proiezione di due film di tematica cecoviana. Quindi domani passiamo al cinema. Zavtra u nas kino. Benissimo, dopo questo saluto tutti. Se non ci sono altri interventi, forse se Giulia vuole aggiungere qualcosa dal punto di vista anche organizzativo, non so. Mi sembra che è tutto perfetto, che ha ricordato tutto, quindi grazie anche da parte mia al professor Carpo e al professor Garzogno che hanno moderato, a tutte le relazioni, i relatori, ci sono ancora tanti spunti di riflessione. Sono molto contenta che uno dei racconti che oggi è stato più citato è storia, una storia noiosa, che è un racconto meraviglioso e che anche Ginsburg, il nostro Leone Ginsburg, l'intransigente, definiva un capolavoro, e con Manuel sarà bello continuare poi a dialogare anche di questa sorta di Misanabim in Grossman attraverso una storia noiosa, e Archieriei, il vescovo, con Marco Caratozzolo e tutte le colleghe e i colleghi. Poi ci saranno gli atti e quindi avremo tutti modo di sviluppare e di far tesoro anche delle nostre riflessioni di oggi e dei prossimi giorni. Grazie a tutti e tutte. Allora, buona serata e a domani con Chekhov i Kino. Da zavtra e da zavtra. Grazie a tutti. Grazie.